Anni, Anticaglia Cristian, Giampaoli Silvia, presente, Schiavoni Maria Teresa, Guazzarone Elisabetta, Marchiani Michele, Moffa Oddone, Albanesi Paolo, Raffaeli Belinda, Papa Lucia, Castagnani Gianluca, un momento assente, ok, Castellani Cristina, il numero legale c'è, presidente, possiamo iniziare. Papa Lucia. Bene, e innanzitutto procediamo con la nomina degli scrutatori, direi. Ecco, quindi a questo punto nominerei Maria Teresa Schiavoni, Lucia Papa e Cristina Castellani. Primo punto all'ordine del giorno. Approvazione verbali seduti consigliari della 30 novembre 2020. Chi è d'accordo può votare per alzata di mano. Unanimità tranne ovviamente il consigliere Castagnani assente. Allora, secondo punto dell'ordine del giorno, mozione presentata dalla lista Prima Loreto, protocollo 26653 del 12 novembre 2020, avente ad oggetto opposizione alla legge sulla cosiddetta omotransfobia. Chi presenta la mozione? Consigliere Belinda Raffaeli. Prego. Non so se dare per scontato la lettura. Avanti. Se preferite leggerla o riassunto, io ho preparato alcuni punti abbastanza concisi. Allora, la mozione presentata dalla nostra lista riguarda la proposta di legge Boldrini, Scalfarotto, Zan per Antoni e Bartolotti, che vogliono andare a modificare ed estendere gli ambiti di applicazione degli articoli 604 bis e 604 ter del codice penale. Questi ultimi, ad oggi, puniscono la propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. I disegni di legge vogliono invece estendere la punibilità ai comportamenti finalizzati alla discriminazione fondata sul sesso, sul genere e sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Va premesso che il progetto di legge non definisce questi quattro concetti e benché i primi due siano già entrati a far parte della nostra vita di frequente utilizzo nella legislatura italiana, al contrario il concetto di genere e l'identità di genere non trovano altrettanto riscontro. Questo evidenzia la labilità e la poca chiarezza nell'identificare già l'oggetto di discussione di legge e identificare il reato vero e proprio. Ma passiamo oltre e facciamo finta per ora che tutto sia chiaro e sia chiaro l'oggetto del reato. Essi prevedono, questi disegni di legge, 10 articoli che possiamo riassumere nei seguenti punti. Vengono introdotti nuovi reati, appunto contro il genere, che ognuno dei proponenti poi tra l'altro spiega e cita a suo modo. Viene definito un modello sanzionatorio, che poi vedremo anche abbastanza pesante. Vengono creati dei centri di tutela per le vittime, cosiddetti vittime particolarmente sensibili, quindi trattate già in maniera discriminante a nostro avviso. Viene prevista una difesa d'ufficio qualora la vittima non abbia con che pagare la propria difesa. È istituita una giornata mondiale contro l'omofobia, invitando le scuole a garantire la celebrazione dell'evento con inserimento in tal senso nei piani dell'offerta formativa. Tutto questo, secondo noi, non solo è inutile, e vedremo perché, ma anche ulteriormente costoso e oseremo anche dire dannoso, e anche per questi vedremo perché. Inutile innanzitutto perché nella nostra giurisprudenza ci sono già delle leggi che tutelano questi tipi di abusi e atti discriminatori. Nella nostra mozione trovate ampiamente elencati e il complesso delle disposizioni ha già trovato applicazione in riferimento ai casi di specie, ossia ad aggressioni ai danni di persone omosessuali, quindi già la copertura legislativa esiste.
inutile e costoso, perché i costi a cui il popolo italiano andrà incontro per la difesa, poi non si sa bene di che cosa, e qui tra l'altro si dovrebbe anche aprire un paginone enorme riguardante il termine di genere e il termine odio, che sono entrati entrambi causa della poca chiarezza nell'ambito, e si andrebbe a giudicare e sul quale si aprirebbero cause infinite. Che cos'è odio? È vero odio oppure soltanto un reato di opinione? Si aprirebbero appunto cause infinite, si andrebbero a giudicare gli individui sulla base della disposizione interiore, e i reati d'odio si andrebbero a scontrare con il diritto penale del fatto, quindi andremo a giudicare un sentimento piuttosto che dei fatti. Dicevo che i costi a cui si andrebbero incontro per un numero di casi e segnalazioni che ad oggi sono 212, che per la maggior parte poi, come dicevo, iscritti come segnalazioni, non sono dei veri e propri casi, quindi non ancora dei veri reati, e molti di essi rientrano e sono coperti dalle leggi ad oggi già esistenti, come citavo prima. E vedi, per esempio, l'articolo 3 della Costituzione italiana, che cita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Pertanto non ci sono, a nostro avviso, lacune all'interno dell'ordinamento italiano. I dati che cito sopra, perché qualcuno potrebbe dire dove li hai presi, sono fonte OSCAD, che è l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori, che nel periodo intercorrente tra il 10 settembre 2010 e il 31 dicembre 2018 ha rilevato che le segnalazioni di condotte illecite con intenti di discriminazione per ragioni di orientamento sessuale o identità di genere sono in tutto 212. I dati rilevati e messi a disposizione del Ministero degli Interni fanno escludere che ci sia, quindi, che ci si trovi di fronte a un fenomeno socialmente rilevante. Costoso, dicevamo, perché si prevedono la creazione di centri di sostegno a vittime di violenza, che porterebbe a correlativi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stimati in 4 milioni di euro. Sostituzione dell'UNAR, che è l'ufficio antidiscriminazione razziale della Presidenza del Consiglio, con una vera e propria autorità garante della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, che costerebbe agli italiani e a noi tutti, quindi, 200.000 euro annui. Inoltre, riconoscere a una presunta vittima di discriminazione di genere la difesa a patrocinio gratuito, quello di cui parlavamo prima, a spese dello Stato, con relativi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stimati in 2 milioni di euro. E sto per concludere, pericoloso perché, ed è qui che la lista Prima Loreto vorrebbe invitare tutti quanti noi a riflettere, si va ad intaccare e ledere l'articolo 21 della Costituzione italiana, che difende il diritto di tutti a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Tanto che gli stessi propositori, i cinque signori di qui sopra, si sono posti questo scrupolo all'interno della proposta. Ed è significativo, molto significativo, che la proposta di legge si preoccupi di questa tutela. Cioè, loro già nel loro disegno di legge hanno detto: occhio, che ci potrebbe essere un attacco all'articolo che riguarda la libertà di pensiero. Se è necessaria, quindi, una tutela di questo tipo, significa che le disposizioni raccolte nella medesima proposta di legge possono rappresentare un pericolo per il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con altra forma di diffusione. Si è avuto, insomma, già il sospetto da parte degli stessi proponenti che la proposta di legge possa rappresentare una premessa per un tentato atto, un attentato alla libertà di opinione e espressione. E a conferma di questo, nel momento in cui la Commissione per gli affari costituzionali ha richiesto ai proponenti una maggiore chiarezza e una maggiore tutela, onde non andare a violare la libertà di parola, i presupposti legislatori nella formulazione di questo aspetto nel loro articolo 3 hanno lasciato invariata la dicitura presente nell'articolo 21, in cui dicevano tutti hanno diritto di manifestare, eccetera, affidando quindi all'interprete, cioè al giudice,
Il compito di stabilire se si tratta di reato o no, di valutare caso per caso qual è il confine fra condotta legittima di difesa della proprietà, propria opinione, e invece un'esternazione di carattere discriminatorio. Faccio un altro esempio per quel che riguarda la pericolosità. Il testo unificato delle proposte conferma la pena della reclusione fino a 6 anni per chi non si riconosca nel pensiero unico sui temi del matrimonio gay, utero in affitto, indottrinamento gender nelle scuole e delle adozioni gay. Cioè, basterà dire non sono d'accordo o non voglio che mio figlio frequenti un corso che parli di gender, di che spieghi che cosa è il gender, per incorrere in questi tipi di reati. Cercando di colpire e condannare chi crede fortemente, per esempio, che la famiglia creata da un uomo e una donna e che sostiene questo tipo di morale si andrà a creare l'effetto opposto, ovvero questi ultimi si sentiranno discriminati e puniti solo per credere in quello con cui sono stati cresciuti, in cui hanno creduto per tutta la vita. Io spero che qualcuno di voi abbia letto la nostra mozione, perché io ho fatto un sunto per non annoiarvi, ma nella mozione ci sono esempi reali di un esempio, per esempio a Toulouse, mi pare, in Francia, in cui delle famiglie dove è passata questa legge, delle famiglie perché protestavano o semplicemente manifestavano la fiducia nel matrimonio eterosessuale, sono stati appunto accusati di discriminazione sessuale. Con questa nostra mozione invitiamo la giunta comunale di Loreto a esprimere in maniera perentoria, in maniera attraverso tutti i mezzi che abbiamo, affinché appunto arrivi al governo Conte, ai ministri, questo nostro dissentire su questa proposta, per quanto possa valere, perché alla Camera dei Deputati è già passata, quindi aspettiamo che la proposta di legge faccia il suo percorso e a febbraio arrivi in Senato. Speriamo che, visto che è un'iniziativa presa da tanti comuni e tante città italiane, a difesa di quella che è la base della nostra società da secoli, possa in qualche modo ostacolare questo percorso. Grazie per la vostra attenzione. Ha chiesto la parola l'assessore Romanini. Prego, assessore. Allora, buonasera sindaco, consiglieri tutti, ringrazio la consigliera Raffaelli per l'esaustiva presentazione della mozione di prima Loreto, che offre degli spunti preziosi di riflessione su una tematica certamente molto delicata, ma nello stesso tempo molto scivolosa. Non mi sto a dilungare sull'oggetto della mozione, che è già ampiamente trattato, ma voglio fare un raffronto su diversi orientamenti relativi a questa tematica. In nome di una certa libertà di opinione si chiede al Parlamento di approvare una legge che punisce reati d'odio, diffonde la cultura dell'uguaglianza e istituisce dei presidi di tutela per le vittime. La libertà di opinione, garantita dalla nostra Costituzione, non deve trasformarsi in una minaccia, in un insulto o in un'offesa. Il testo della legge in discussione, che come ripeto è stato presentato e passato solo alla Camera e non al Senato, punisce tutte quelle situazioni di minacce, offese. Non riguarda certamente le opinioni su genitorialità, matrimonio. Infatti una delle problematiche di questa tematica è che può indurre facilmente, come evidenziava anche la consigliera Raffaelli, e una certa confusione anche nei termini violenza di genere, identità di genere, e non c'è chiarezza, è una legge molto particolare, insomma. Allora, non c'è alcuna condanna però per le idee contrarie a leggere bene il testo di legge presentato. Sarebbe opportuno un'analisi più approfondita. Allora, d'altro canto però, come traspare anche dal senso della mozione,
Il rischio sarebbe quello di creare delle categorie di persone in senso proprio. Perciò invece di promuovere l'uguaglianza, come dovrebbe fare la legge, si potrebbero presentare delle differenze, promuovendo delle categorie di persone che di fatto generano delle disuguaglianze. È vero anche che gli atti lesivi contro la persona sono già puniti da varie forme del nostro ordinamento, sono numerose norme del nostro codice penale, e tutt'al più se si ritenesse di rafforzare queste forme di tutela sarebbe già stato ad esempio integrare all'articolo 61 del codice penale, che introduce delle aggravanti per tutti i reati, non solo l'aggravante dell'aver commesso il reato per motivi futili abietti, ma anche quello di aver commesso un reato determinando delle forme di discriminazioni. Quindi è vero quello che è stato detto, ci sono delle norme precise nel nostro codice che prevedono queste forme di tutela. In questa maniera non si sarebbe modificato l'assetto penale del nostro ordinamento e sarebbe stato evitato insomma la possibilità di categorizzare le persone. Dignità e uguaglianza sono dei comportamenti dovuti a tutti, nessuno escluso. La delicatezza della tematica trattata merita rispetto, rispetto per tutti coloro che vivono sulla propria pelle situazioni veramente di discriminazione e di violenza, che ricordo, violenza e discriminazione che vanno dalle più palesi alle più subdole, sono vari tipi di. E la cronaca si dimostra che ne è di strada da fare. Discutere di questi temi non significa in alcun modo negare il rispetto e la dignità che si deve ad ogni persona. Occorre quindi rifiutare assolutamente ogni tipo di discriminazione e di violenza. Qui non c'è dubbio. Questi valori sono legati alla tutela della persona, su cui dovremmo essere tutti d'accordo. Il rischio però è quello di fare una strumentalizzazione della tematica, e la costante presentazione di mozioni di questo genere in tutta Italia mi fa pensare questo. L'oggetto del contendere è un disegno di legge, non è una legge ancora in vigore. Non è il caso di entrare nel merito della proposta, talvolta anche condivisibili, altre volte no, ma consideriamo inopportuno discutere in un luogo istituzionale come questo del Consiglio Comunale. Perché a volte ecco, rischia proprio di essere oggetto di strumentazione politica e di far nascere inutili diatribe, finire sulla stampa, cioè sono tematiche talmente importanti che non da trattare con molta delicatezza. Certamente il contrasto a ogni forma di violenza basata su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere dovrebbe essere un patrimonio condiviso da una società inclusiva nei confronti di tutte le differenze che la vivono, ma nel caso di specie l'oggetto della mozione esorbita dalle materie di competenza del Consiglio Comunale, ex articolo 12 dello Statuto del Comune di Loreto e 66 del Regolamento del Consiglio Comunale. Per questo motivo, come ripeto, rispettando le opinioni di tutti, perché è talmente delicata la questione, ritengo di respingere la mozione. Grazie. Grazie Assessore Romanini. La parola al consigliere Raffaeli. Era talmente semplice la mia domanda, non ho proprio capito perché non deve essere oggetto di un consiglio comunale. Qual è la giustificazione per cui? Proprio le ultime righe. Prego. Si è bloccato? Ok. Allora, semplicemente perché non è previsto tra le materie indicate nell'articolo 12. Se vuoi le elenco, le leggo. Solamente per questo, è una questione proprio procedurale, insomma. Allora, il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo del politico amministrativo. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali.
Allora, statuto dell'ente, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società pubbliche, regolamenti e relative variazioni, salvo quelle di competenza di altri organi. Programmi, relazioni previsionali e programmatiche, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriannali, relative variazioni di rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriannali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie, ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti. Atti di indirizzo e criteri generali per la modifica delle dotazioni organiche del personale per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Convenzioni tra comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazioni di forme associative. Istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione. Assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessioni di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione. Istituzione e ordinamento di tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per l'affissione dei beni e servizi, indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati e sottoposti a vigilanza. Costituzione di mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione di prestiti obbligazionari. Spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio, definizione degli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esse espressamente riservate dalla legge, gemellaggio con altre città, conferimento di cittadinanza onoraria, elezione del difensore civico, esame e verifiche, condizioni di eleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali. Il Consiglio partecipa altresì alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi alla pena di decadenza. Questo è tutto l'articolo del nostro statuto. Grazie Assessore, la parola alla consigliere Raffaeli. Per il chiarimento, la nostra mozione era il Consiglio Comunale non deve fare nulla, non deve risolvere un problema, so perfettamente che non rientra negli incarichi del Consiglio Comunale, è sensibilizzare tutti quanti noi, perché è un problema che secondo noi già le proposte di legge discriminano a prescindere, sono già loro che creano il problema, perché ora non ci sarebbe. E l'altra parte, la questione della discriminazione sessuale è già grandemente tutelata dall'ordinamento, era proprio per non scendere dall'altra parte, nel discriminare le persone e tutti coloro che vedono nella scissione dei sessi e nel matrimonio, nella coppia eterogenea la base della famiglia. Ecco. Cioè, proteggere coloro che credono ancora in queste cose, tutto qua. Accettiamo di buon grado le vostre decisioni e ci mettiamo. Grazie consigliere Raffaeli. Chiesto la parola il sindaco Moreno Fieroni. Prego. Sì, intanto grazie presidente, ma sicuramente è una mozione che ha una. Sicuramente è una mozione che comunque
ha una propria dignità e naturalmente come maggioranza noi rispettiamo sempre le proposte che arrivano da tutto il Consiglio Comunale e da tutti i consiglieri. È chiaro consigliera Raffaelli che è una mozione che comunque riconosce già dalla stessa mozione il passaggio fondamentale che è ancora una fase dibattimentale all'interno del Parlamento e all'interno del Senato. E da questo punto di vista è chiaro che il percorso che viene fatto è un percorso che vedremo alla fine che luce avrà dal punto di vista proprio della legge finale. Ognuno di noi naturalmente vive questa esperienza, questa emotività con una coscienza e questa mozione è più legata a un aspetto politico che di coscienza di ognuno di noi che rappresentiamo qui i nostri concittadini loretani. Allora è chiaro che per quello che riguarda la giunta, per quello che riguarda la maggioranza, l'assessore Romanini ha ricordato un aspetto molto tecnico, cioè quello che il nostro regolamento prevede una serie. Però è altrettanto vero che una mozione, un ordine del giorno può essere presentato anche se non è una competenza diretta, cioè in questo caso specifico non è una competenza diretta che riguarda la città di Loreto. Porto un esempio, noi, e approfitto anche per dire questo e per dare una comunicazione al Consiglio, noi nell'ultimo Consiglio abbiamo approvato un ordine, alla fine una mozione è stata trasformata per volontà di tutti in ordine del giorno rispetto a una, come dire, a una richiesta da fare al Governo e al Parlamento che interessava però la città di Loreto. Cioè noi abbiamo detto, guardate che la città di Loreto rispetto a un decreto legge che è stato fatto e quindi che riguardava le città metropolitane, le città capoluogo, insieme ad altre città dell'Italia, Assisi, San Giovanni Rotondo, Pompei, è la più penalizzata perché dal punto di vista del turismo religioso noi abbiamo un controllo, immaginate, e il PIL dei nostri concittadini, dei commercianti, degli imprenditori locali, artigiani e quant'altro è crollato rispetto a tutte le altre città della regione Marche. E quindi noi abbiamo chiesto al governo un'esigenza che riguardava la città del Pesce, cioè i nostri interessi per la città. Ho detto che approfitto anche questo per fare comunicazione perché è notizia di ieri, la commissione al bilancio ha approvato questo emendamento che è stato fatto da Loreto ad Assisi e siamo stati inseriti adesso il decreto, poi magari dopo sia cioè la proposta di decreto che andrà in discussione tra domani e dopodomani alla Camera, quindi in Parlamento, e è stato inserito nel maxi emendamento generale del governo e quindi molto probabilmente per l'impatto. E quindi siamo riusciti a dare un segnale ai nostri concittadini, tutte le porte e tutte le liste che rappresentano e sono presentate, tutti i consiglieri hanno ottenuto, io penso per certo, un'opportunità per i nostri cittadini. Poi ci saranno normative, decreti, diciamo tutto quello che è l'aspetto burocratico, che le attività commerciali dovranno fare, però intanto l'obiettivo politico amministrativo, che poi noi facciamo una politica amministrativa, l'abbiamo raggiunto, cioè quello che il governo tenesse in considerazione queste grandi città santuari, anzi ne si parla in maniera più generica, santuari religiosi, però intanto no, per dire la differenza, qui abbiamo fatto un ordine del giorno e quindi rientra nel regolamento perché alla fine è un interesse della città, come ad esempio quando facciamo ordine del giorno, mozioni legate alla sanità, dove chiediamo che la struttura venga potenziata, quindi sono attinenti alle esigenze della città. In questo caso è una mozione più sicuramente di valenza politica nazionale e territoriale o comunale, è vero che può interessare alcuni cittadini, alcune situazioni. E quindi io credo che proprio per una questione di coscienza di ognuno di noi, noi abbiamo situazioni, come dire, sensibilità diverse, perché poi, come ricordava lei, consigliera, questa mozione che dovrebbe essere votata estremizza la situazione,
mentre quello che risulta a me non c'è così nettezza nell'intervento. Poi vedremo quello che succede e quello che accadrà al Senato, perché chiaramente io dico sempre che una legge deve rispettare le sensibilità, le esigenze di tutti da entrambe le parti. Quindi io auspico personalmente, noi aspettiamo tutti, che questa legge poi veda la luce nel rispetto delle sensibilità di tutti, senza esasperare o dire, drammatizzare politicamente da una parte e dall'altra, perché poi io dico che le situazioni possono essere esasperate da una parte ma anche dall'altra parte. Ecco, allora, sì, secondo un mio pensiero, che non ho neanche condiviso con la maggioranza, ma sarebbe più opportuno ritirarla che essere bocciata, perché poi avremo un tempo, un momento per discuterla magari a febbraio, marzo, una volta che è stata, che il Senato e quindi avrà fatto l'iter e sapremo con chiarezza cosa prevede questa legge, perché entrare in una situazione dove politicamente viene gestita in un modo o in un altro, e non dico che eccezione, però a questo punto sarebbe più opportuno, proprio per fare un'analisi chiara, a quel punto potremmo fare un dibattito più concreto, più forte, con una legge approvata, dove diciamo ci ritroviamo o non ci ritroviamo, oppure riteniamo che sia una legge giusta oppure troppo di parte. Oggi votare una mozione dove si dice dobbiamo andare lì senza sapere che fine farà questa legge, se viene integrata, migliorata, anche perché per mia esperienza, ma immagino che lei l'ha riconosciuto nel suo intervento, consigliera, ha detto che i consigli comunali hanno una rilevanza non diretta per questo specifico, Senato, Parlamento, tutti coloro che dovranno in via definitiva approvare. Quindi penso che se invece noi entriamo e facciamo un dibattito, una discussione, una volta che c'è la legge chiara, dove diciamo il Consiglio di Loreto ritiene che sia giusta, non sia giusta, allora prendiamo una posizione con grande chiarezza e anche rispetto ai nostri concittadini. Questa è un po' un'idea che secondo me è giusto non bocciarla, però è chiaramente, perché poi rischiamo di sprecare un'opportunità magari da qui a 4-5 mesi. Chiesto la parola consigliere Raffaeli, prego. Signor Sindaco, la ringrazio per l'interesse espresso. La nostra volontà era non arrivare dopo, cioè non arrivare a febbraio-marzo quando già la legge sarà passata e avrà la sua finale definizione. Il nostro intento era quello di sensibilizzare tutti quanti, perché tutti quanti siamo coinvolti. Adesso lei ha fatto l'esempio con la mozione presentata all'ultimo consiglio, perché era radicata su Loreto e portare avanti Loreto, che ha la sua importanza fondamentale. La nostra ha un respiro un po' più ampio, come diceva poco fa, no? Lei la chiama politica, io la chiamo di sensibilità umana, di più ampio respiro. Non ci interessa, non mi interessa parlarne dopo, quando ormai sarà passata e sarà legge. La mia era, sensibilizziamo, scriviamo, presentiamo una nostra mozione, presentiamo una lettera, io non so neanche adesso qual è il mezzo proprio del Consiglio Comunale, che arrivi e che dica Loreto dissente su questi punti. Ecco, tutto qua. Se non è possibile farlo, come dicevo poco fa, non vogliamo imporre niente a nessuno. Mi dispiacerebbe che passasse il messaggio che ci sia di mezzo dell'altro. Qui c'è di mezzo soltanto una sensibilità particolare nei confronti di tutti, sia della parte che si sente discriminata, che non dovrebbe a nostro avviso, sia dall'altra parte che invece si troverebbe di fronte a degli ostacoli ad andare magari in giudizio per un'opinione espressa. Tutto qua. Grazie Presidente. Prego, prego Segretario. Volevo intervenire perché magari è una questione solo tecnica, però la consigliera Romanini in realtà voleva dire che
per questioni diciamo di carattere generale, nazionale o anche internazionale, lo strumento tecnico sarebbe l'ordine del giorno. Beh, perché la mozione dal punto di vista strettamente tecnico, se viene approvata, il Consiglio impegna, vuole impegnare la Giunta o il Sindaco ad assumere delle determinazioni su una determinata questione di competenza del Comune. Quindi la mozione ha questo scopo, mentre l'ordine del giorno effettivamente ha uno scopo di più ampio respiro, che se viene approvato è il Consiglio Comunale stesso che prende una posizione su una questione, su una tematica che può avere anche un carattere internazionale, quindi che prescinde dalle competenze strettamente comunali. Quindi ecco, forse per un caso di questo tipo, che comunque è sempre diciamo bello che anche un Consiglio Comunale affronti tematiche non solo locali, insomma. Però ecco, forse lo strumento tecnico dato dal nostro regolamento è l'ordine del giorno. Ecco, ci tenevo a fare questo ed appurato. Grazie segretario. Ci sono altri interventi? Non mi sembra. Quindi possiamo procedere direttamente alla votazione, ma prima di procedere alla votazione volevo, ho ascoltato il suo intervento, consigliere Raffaelli. Io credo che indipendentemente dalle legittime motivazioni che possono spingere a presentare una mozione di questo tipo, io credo che ogni forma di discriminazione debba essere combattuta e contrastata. Quindi il fatto che ci sia in prospettiva una proposta di legge, per il momento è una proposta di legge che deve completare il suo iter, contro una forma di discriminazione, credo che debba essere sostenuto e non ostacolato, questo in termini generali. In questo modo noi avremo all'interno della nostra, diciamo, nel nostro ordinamento una normativa specifica per una forma specifica di discriminazione, e quindi introdurre all'interno dei reati d'odio anche quelli legati alla sfera sessuale. Tra l'altro il dubbio che questa proposta di legge possa in qualche modo andare a inficiare l'articolo 21 della Carta Costituzionale credo che debba un po' essere eliminato come dubbio, perché innanzitutto perché è una norma di carattere superiore e poi, se non erro, perché l'articolo 3 della proposta di legge Zan ricalca espressamente che sostanzialmente l'articolo 21, quindi è ovvio che poi sarà, infatti l'ha detto anche testualmente, citato l'articolo 21, per cui che sono consentite le libertà di espressione. Onestamente credo che se la proposta di legge verrà approvata anche in Senato, rientrerà nella fattispecie di reati d'odio anche questa specifica fattispecie, per cui non legato soltanto a motivi di etnia oppure di religione o di razza, ma anche quelli legati alla sfera sessuale. Tutto qua. Non è detto che nell'iter legislativo non ci siano delle modifiche, perché se ci saranno delle modifiche in Senato, il testo di legge verrà poi riproposto alla Camera e dovrà essere approvato nuovamente sia alla Camera che al Senato. E se non ci sono altri interventi possiamo procedere direttamente con la votazione, ovviamente per alzata di mano. Favorevoli? Alla mozione ovviamente. 3, quindi Raffaelli, Papa e Albanesi. Contrari? Allora, andiamo per ordine. Pieroni. Se dobbiamo dire tutti i nomi li diciamo. Pieroni, Giampaoli, Bighetti, Carli, Marchiani, Principi, Romanini, Tanfani, Moffa, Anticaglia, Schiavoni, Guazzaroni. Astenuti, Castellani Cristina. Mozione respinta.
Allora, terzo punto. Terzo punto era la mozione. Diamo tempo un attimo al segretario di verbalizzare. Ok. Terzo punto era la mozione presentata dalla lista Loreto nel cuore. Volevo dire solo l'oggetto. Volevo dire solo l'oggetto, che era emergenza epidemiologica Covid-19, utilizzo della mascherina per bambini della scuola primaria, richiesta di deroghe. La parola al capogruppo Marchiani. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti quanti. In merito a questa mozione che avevamo presentato a suo tempo ed era andata nell'ordine del giorno del precedente Consiglio Comunale, il nostro primo obiettivo e unico obiettivo era quello di porre un attimo un'attenzione particolare verso i bambini più piccoli che frequentano la scuola primaria, però essendo cambiati i tempi, vista l'urgenza e viste le problematiche legate al Covid che purtroppo non si stanno lasciando, anzi questa famosa curva di contagio fa fatica a scendere, scende molto molto lentamente, è opinione unanime dei consiglieri, miei colleghi con i quali abbiamo presentato la mozione e di tutta la maggioranza di ritirare la mozione. Grazie. Grazie capogruppo Marchiani, prendiamo atto che la mozione al terzo punto all'ordine del giorno è quindi ritirata. Ok, mozione ritirata. In effetti c'è qualche assente. Sono? Sì. Ho visto che in questo momento si sono allontanati il sindaco Albanesi, Papa e Tanfani. Procediamo. Sì. Allora, il punto numero 4 dell'ordine del giorno, ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche. Ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 175 19 agosto 2016, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 numero 100 al 31/12/2019. La parola al capogruppo Marchiani. Prego. Sì, grazie Presidente. In merito a questo punto all'ordine del giorno, questa ricognizione delle partecipate è più che altro una formalità tecnica che viene fatta ogni anno in rispetto alla legge di stabilità del 2015. Leggo un attimo velocemente alcuni stralci della relazione tecnica che ci ha fornito la responsabile del quinto settore, la dottoressa Girone, per spiegare meglio al consesso l'argomento trattato. Ci provo perché comunque essendo una cosa altamente tecnica non sarà molto, molto facile. Il comma 611 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2015 ha imposto agli enti locali di avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni dirette e indirette. Il comma 611 ha indicato i criteri generali cui ispirare il processo di razionalizzazione: eliminazione delle società partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti, eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti, aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, contenimento dei costi di funzionamento.
a norma del comma 612 dell'articolo unico della legge 190/2014, questo comune ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società con deliberazione consiliare numero 6 del 26 marzo 2015, trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Il piano 2015 è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione trasparente del Comune di Loreto. La pubblicazione era ed è obbligatoria agli effetti del decreto di trasparenza. Conseguentemente, qualora fosse stata omessa, chiunque avrebbe potuto attivare l'accesso civico e ottenere copia del piano e la sua pubblicazione. Il comma 612 dell'articolo unico della legge di stabilità per il 2015 prevede che la conclusione formale del procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni si adopera ad una relazione nella quale vengono esposti i risultati conseguiti in attuazione del piano. La relazione è stata sottoscritta dal sindaco in data 31 marzo 2016 e trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 31 marzo 2016 e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del decreto di trasparenza e conseguentemente oggetto di accesso civico. Con il decreto legislativo 175 del 19 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 settembre 2016, il legislatore ha provveduto all'approvazione del testo unico disciplinante le modalità di costituzione delle società pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni costituenti. Il decreto, oltre ad individuare il preciso ambito operativo che legittima la scelta di esternalizzazione del servizio, identifica anche tutti gli elementi che devono sussistere fin del mantenimento della partecipazione societaria da parte dell'amministrazione, la cui carenza, laddove accertata nell'ambito del monitoraggio periodico sulle partecipazioni detenute, implicherà per l'effetto l'adozione degli obblighi di dismissione. L'articolo 24 del citato decreto legislativo prevede per gli enti l'effettuazione di una ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette posseduta il 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del testo unico, da effettuare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo e quindi entro il 23 marzo 2017. La ricognizione si intende come aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato dal Consiglio Comunale, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014. Pertanto, le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono: articolo 4,1 dispone che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società né acquisire o mantenere partecipazioni in quelle società aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. Articolo 4,2 prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società, ovvero mantenere o acquisire partecipazioni, solo per le sotto elencate attività: produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusi la realizzazione e la gestione delle reti, degli impianti funzionali e servizi medesimi; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 50 del 2016. Realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui l'articolo 180 del decreto legislativo 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui l'articolo 17, commi 1 e 2. Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento. Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestate a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici, di cui l'articolo 3,1 lettera A del decreto legislativo 50 2016. La razionalizzazione periodica comprende due atti distinti. Il primo, necessario, consiste in una delibera ricognitiva, ovvero un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette. Da ciò può scaturire la necessità di un ulteriore atto, ovvero un nuovo piano di razionalizzazione che dovrà programmare e formalizzare le azioni che si renderanno eventualmente necessarie. I documenti dovranno essere entrambi approvati entro il 31 dicembre, data rilevante a questi fini, perché è natura perentoria. L'importanza assegnata al tema dal legislatore è dimostrata dal fatto che l'inadempimento nella procedura ordinaria comporta l'applicazione di un regime sanzionatorio assai più articolato di quello previsto nella revisione straordinaria. Il provvedimento di ricognizione sarà inviato alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 5,4 del decreto legislativo 175/2016, nonché alla struttura istituita presso il MEF, di cui l'articolo 15, affinché siano oggetto di verifica il puntuale adempimento degli obblighi previsti. Questo è, diciamo, la parte introduttiva che spiega la motivazione di questo punto all'ordine del giorno. Per quanto riguarda le società partecipate dirette e indirette, dalla ricognizione si evince quanto segue.
La ricognizione periodica delle società partecipate, effettuata alla data del 31 dicembre 2019, ai sensi articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, ha evidenziato le seguenti conclusioni. Il comune di Loreto... Capogruppo Macchiani, un po' più lentamente anche per permettere la registrazione, grazie. Il comune di Loreto partecipa direttamente a 4 società che forniscono servizi di rilevante interesse pubblico, strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, e sono Loreto Multiservizi SRL, Cosmal SRL, Società per l'Acquedotto sul Nera SPA, Centro Marche Acque SRL. Per quanto riguarda la SEA SPA, è una partecipata indiretta di primo livello. Le suddette società, partecipate dirette e indirette, forniscono servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali e servizi medesimi. Pertanto, Loreto Multiservizi, Loreto Multiservizi SRL, Cosma SRL, Centro Marche Acque SRL e la partecipata indiretta di primo livello ASTE SPA sono partecipazioni da mantenere. Società per l'acquedotto del Nera SPA è oggetto di fusione e incorporazione nei tempi necessari alla realizzazione del servizio idrico integrato del lato 3 Macerata. Per quanto riguarda il gruppo ASTEA, le partecipate indirette di secondo livello per il comune di Loreto sono 6 di queste e forniscono servizi di rilevante interesse pubblico strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, a norma dell'articolo 4,1. Le suddette società partecipate indirette di secondo livello forniscono appunto servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali e servizi medesimi. Pertanto le società Distribuzione Elettrica Adriatica SPA, Azienda Servizi Polverigi SRL, Energon SRL sono da mantenere. E ricordo, queste sono società partecipate di secondo livello perché sono partecipate dalla società ASTEA, della quale noi abbiamo una piccola partecipazione. Per le altre società partecipate in diretta di secondo livello sono previste le seguenti misure di razionalizzazione. ASTEA Energia SPA, cessione alienazione entro il 31 dicembre 2021. Geosport SRL, da dismettere con alienazione, avviato il processo di dismissione nel 2020. Nova Energia SRL, cessione alienazione, avviato il processo di dismissione nel 2020. Questa è la situazione emersa appunto dalla ricognizione effettuata. Grazie. Grazie Capogruppo Macchiani. Chiesto di intervenire Capogruppo Castellani, prego. Grazie Presidente, buonasera. Abbiamo trattato di questo argomento in prima commissione, effettivamente la responsabile del servizio ragioneria ci ha spiegato le condizioni per le quali le società in-house providing, come sono appunto quelle di cui lei ha parlato, Capogruppo Marchiani, rispettano le condizioni per le quali si possono mantenere e danno validità per il funzionamento anche dell'amministrazione comunale stessa. Solo che ho necessità di chiedere un chiarimento, non so se a lei, se al segretario comunale, all'assessore, sulla stampa di qualche giorno fa si trattava di Cosmari, in particolare sul discorso di un'organizzazione amministrativa, e non ci interessa, però in particolare si raccontava, si relazionava in questo articolo di giornale della stampa locale, il Corriere Adriatico, che nella seduta straordinaria dell'organismo Cosmari, presente il notaio, si è approvata una modifica dello statuto societario, in particolare i principi di riferimento del controllo analogo da parte dei comuni soci. Allora, il controllo analogo è una delle funzioni precipue che ha il comune nei confronti delle società, giusto? Perché applichiamo quelle che sono le norme, le regole, la trasparenza, l'obiettività, tutte queste norme stabilite dal testo unico degli enti locali, le applichiamo su quelle che sono le società collegate e nelle quali abbiamo quote azionarie, quindi multiservizio al 100% o queste altre. Allora mi domando se abbiamo consapevolezza di questa modifica dello statuto del Cosmari
visto che abbiamo fatto la gestione del bilancio consolidato lo scorso consiglio comunale. In questa occasione confermiamo che è corretto che noi rimaniamo collegati a queste società. Se avviene una modifica, diciamo che dovremmo prima di tutto saperlo e forse recepirla, se è una modifica che va in qualche modo recepita, perché il voto è stato dato con la presenza dei sindaci. Io non so se il sindaco nostro era presente in quell'occasione, perché qui vengono citati per altre cose, il sindaco di Tolentino, Porto Recanati, Fiuminata, è un'assemblea di sindaci ovviamente, il Cosmari, quindi non c'era nessuno presente del comune di Loreto. Però ritengo sia opportuno almeno capire quale sia l'esatta natura della modifica dello statuto e quali piccole o grandi o comunque ripercussioni possa avere per le parti che riguardano noi come comune socio e che abbiamo appunto il Cosmari tra le società dalle quali noi abbiamo servizi e quindi presenti con le quote societarie. Lascio questo incarico, non so chi è effettivamente l'assessore, il sindaco, lo segue il sindaco, benissimo, allora l'assessore. Io lascio questa cosa solamente per avere contezza di che cosa possa significare. Grazie. Grazie capogruppo Castellani, parola al capogruppo Albanesi, prego. Grazie. Allora, per quanto riguarda questo punto, l'altra sera in commissione erano emerse alcune diciamo domande che volevo un po' di chiarimenti dalla dottoressa Girone. Uno di questi chiarimenti era come il comune, l'altra sera in commissione c'era la dottoressa Girone. Allora, infatti ho chiesto alla dottoressa Girone come queste società erano controllate da parte dei nostri uffici o del nostro assessore di riferimento. Quello che ho notato è stato, dopo un attimo di smarrimento, che la sede era quella dell'altra sera. Quindi pertanto ci sono rimasto abbastanza colpito, perché andando a fare una piccola visura alla Cosmari, per esempio, e si è notato che c'è stato un forte indebitamento dal bilancio 2018 al bilancio 2019, pari circa a 350.000 euro, che è stato portato da più 150 circa a meno 200. E se il trend sarà poi questo, noi ci ritroveremo tra qualche giorno intorno ai meno 500-600.000 euro. A quel punto influirà parecchio su quello che sarà le nostre tariffe per i servizi che ci fornisce. Allora, quello che chiedevo io è se non c'è, come mi sembra di aver capito, magari creare una procedura di controllo da parte del nostro ufficio amministrativo, e che informasse l'assessore delegato per tenere sotto controllo eventuali allarmi, perché un'azienda come questa non fa solo un bilancio a fine anno, ma farà anche dei bilanci intermedi. Quindi noi possiamo bene o male avere sotto controllo la situazione. Più questo cambio che c'è stato adesso, come ha anticipato la consigliera Castellani, avvalora ancor più la mia ipotesi, cioè la paura che noi effettivamente controlliamo ben poco. Quindi chiedo, magari, se è possibile, di cercare di creare una procedura che monitori in maniera un po' più dettagliata, magari trimestralmente, queste nostre controllate. E l'ultima cosa è che la documentazione ovviamente per questo punto è arrivata talmente tardi che anche noi abbiamo fatto molta fatica a studiarcela, anche perché quando arriva la documentazione spesso, cioè sempre, manca gli allegati, che fa parte integrante della documentazione. Questo sistema
inizia a creare dei grossi problemi, cioè noi non possiamo correre dietro tutto il giorno alla documentazione mancante, pertanto non siamo in grado spesso di dare delle nostre idee. Perché? Perché noi non siamo stati informati. Poi nel punto successivo tirerò fuori anche altre cose a riguardo. Grazie. Grazie capogruppo Albanesi. La parola all'assessore Tanfani. Prego assessore. Grazie presidente. Allora, per la comunicazione che ha dato il capogruppo Castellani, personalmente non ne sapevo niente, ho già mandato un ufficio e un messaggio al dirigente. Tra mia premura il prossimo incontro a informarvi o vi informerò in separata sede. Per quanto riguarda le controllate, sulla multiservizi dove noi abbiamo il 100% delle quote, è chiaro che il controllo è assiduo sia da parte di tutta l'amministrazione, da parte del consiglio di amministrazione. È chiaro che è un'azienda nostra, il consiglio di amministrazione è di nomina sindacale e di conseguenza non abbiamo problemi di controllo, anche perché è una società partecipata al 100% nostra. Il resto siamo partecipati con delle quote molto basse, parliamo del 2,20%, 2,30%, è chiaro che sì, possiamo fare i controlli, ma in un consiglio d'amministrazione sapete che cosa vuol dire che contano i numeri, è chiaro questo. Il Cosmari, capogruppo, sì, c'ha un grosso indebitamento, ma c'ha anche un grosso credito, ed era già uscito l'altra volta con l'assestamento di bilancio, un grosso credito nei confronti della Regione Marche per la rimozione di tutte le macerie del terremoto, se ne abbiamo anche parlato di questo. È chiaro che non è che è una società che domani fallisce, le dirò anche di più, questione recentissima che vogliono aumentare le tariffe senza dirci nulla. Il sindaco in prima persona sta intervenendo pesantemente. Ribadisco, nella nostra percentuale del 2, 3 o 4%, adesso non ricordo le percentuali. Il discorso è abbastanza complesso, è chiaro che il comune agisce di controllo, ma non ha nessun potere su un'azienda di quelle portate. Comunque sarà mia premura adesso interessarmi, ribadisco, sulla modifica dello statuto, anche perché vi dico c'è nella persona del sindaco una trattativa in corso proprio per le tariffe che vogliono aumentare. Grazie. Tanfani chiede di intervenire nuovamente il capogruppo Albanesi. Prego. Grazie. Assessore, il problema, io quello che ho posto io era più che altro un consiglio, perché anche una quota che potrebbe essere il 4-6%, un indebitamento pari a 700.000 euro, qualcuno deve rientrare. Quindi anche in piccola parte, comunque per noi è sempre una cifra importante. Quindi monitorarla trimestralmente, soprattutto questi tipi di azienda qui, è sempre meglio che poi andare a fare delle azioni clamorose per recuperare quello che poi noi dovremmo, la cifra che verrà a mancare a noi a bilancio. Tutto qua, era solo questo, era solo un consiglio. Poi ok dei controlli che vengono fatti, però sa, è sempre bene avere una traccia di chi fa i controlli e che controlli fa, perché è troppo semplice dire io ho fatto un controllo, dove, come, dove è registrato,
questo qui anche per una chiarezza, quindi avere dei controlli registrati che possono essere consultabili per noi già è qualcosa in più. Solo questo, comunque dal punto di vista mio era solo un consiglio, perché ho visto che non c'era questo tipo di procedura, magari inserirla da qualche parte. Grazie. Grazie capogruppo Albanesi. L'intervento adesso della capogruppo Castellani, prego. Infatti adesso c'è la registrazione. Prego, mi dispiace, vabbè. No, però se vuole può ripetere. La sintesi di quello sì. che ho detto. Sostanzialmente il Cosmari è una società sicura, non ha problemi. Questo credito molto grande, è ovvio che è importante che la Regione lo onori in un tempo ragionevole, perché i 400.000 euro di interessi che paga annualmente il Cosmari sono sicuramente un peso per il bilancio della società. Che poi il comune di Loreto possa farsi forte con la sua quota societaria così piccola per avere comunque un buon modo di amministrare questa società, penso che abbia il conforto anche di tutti gli altri comuni che fanno parte del Cosmari. Però su quello io credo che non esistano poi grosse problematiche, e quindi se questo bilancio dell'anno 2019 è chiuso con i 200.000 che mancano, è il primo anno, probabilmente ci saranno delle situazioni diverse andando avanti. Però che il comune controlli e abbia un'attenzione anche su altre società partecipate è sempre positivo. Grazie, scusate. Grazie capogruppo Castellani. La parola al capogruppo Albanesi. E quello Prego. che
quello che sostenevo io era proprio quello, di prendendo come per esempio la Cosmari, di comunque verificare e lasciare traccia dell'avvenuta verifica all'interno delle procedure amministrative del comune. Anche perché quando io leggo che il limite di credito per questa società è diminuito da 325 a 155.000 euro, comunque tutta questa tranquillità di prendere i soldi dalla regione va bene, comunque noi dobbiamo sicuramente creare una procedura di controllo, non solo per la Cosmari, ma in realtà per tutte le controllate. Anche perché mi è capitato qualche volta di vedere in giro qualche tipo di fondazione, roba varia, che dopo 10 anni di bilanci in passivo ancora non è stato fatto nulla. Comunque una procedura di controllo ci vuole. Tutto qua. Grazie capogruppo Albanesi, diamo atto che è arrivato il consigliere Gianluca Castagnani. E la parola al sindaco Moreno Pieroni. Grazie Presidente. Sembrava all'inizio come questo punto del giorno poteva essere un punto molto tecnico, molto, come dire, semplice da discutere e da votare, perché chiaramente in base ai dati noi dovevamo dare un parere sulla nostra partecipazione a una serie di società. Però vedete, l'attenzione, e qui voglio ringraziare sia l'assessore che la consigliera Castellani che il consigliere Albanesi, è andata sulla società che chiaramente influenza in modo forte anche la vita di tutti noi loretani, cioè la Cosmari. E al di là delle varie riflessioni, e l'assessore lo ringrazio, ma stiamo seguendo anche con l'assessore Fabiola Princi, l'assessore ambiente, anche un percorso di confronto, adesso dirò quale, con direttamente i vertici direzionali della Costa. Intanto l'assessore si è preso l'impegno di verificare questa modifica dello statuto. Io non so se siamo stati invitati o se è sfuggito, ma al di là di questo è importante, assessore, capire cosa è successo e cosa significa questa modifica per i comuni che sono all'interno della Cosmari. Ma io sono altrettanto preoccupato, e questo è il motivo, lo dico in consiglio, del confronto che noi stiamo facendo con il direttore, poi parleremo con il presidente, parleremo con tutti coloro che hanno, anche del consiglio di amministrazione della Cosmari. Dicevo, sono preoccupato di quello che sta accadendo nella città di Loreto per quello che riguarda il servizio d'acqua. Al di là dell'impegno dei nostri operatori, al di là della volontà di tutti coloro che lavorano e che si danno, però la realtà è che i nostri concittadini non vedono una qualità del servizio e una risposta forte da parte di chi oggi per il comune gestisce questo servizio, sia per quello che riguarda lo spazzamento e sia per quello che riguarda la raccolta. Intanto perché, e quest'oggi ho avuto modo di confrontarmi con il direttore, intanto perché non è pensabile che gli ultimi 2 mesi, gli ultimi 3 mesi, settembre, ottobre, quello che sia, arriva un aumento e il comune in maniera unilaterale deve pagare di 89.000 euro per più IVA, quindi senza settore mi ricorda più IVA, quindi siamo sull'ordine di 110-120.000 euro, perché c'è stata una società che adesso mi hanno spiegato, si chiama ATA, dove ci sono tutti i comuni, e che questa società per tutta una serie di conteggi ha detto che i comuni che fanno parte della Cosmari devono pagare. E io ho detto che questo non è possibile, perché intanto, al di là delle varie dell'aspetto burocratico, tutti i tecnicismi che ci sono, una città, come ho detto, 120.000 euro in particolar modo in questo momento sono veramente pesanti. E poi chiaramente non è pensabile che il servizio, la qualità del servizio comunque non sia soltanto portata avanti
da pochissimi operatori dello spazzamento. Qui, se non sbaglio, l'assessore mi correggerà, abbiamo a fronte di 7-8 persone, sicuramente ci sono poche sono a tempo indeterminato, a tempo full time, e altre sono part-time. E quindi, al di là dell'impegno che mettono questi nostri operatori, che è un impegno forte, importante, si danno da fare, ma la sostanza, i quartieri di Loreto non sono, come dire, curati come personalmente, ma come tutti noi vorremmo. Allora è chiaro che non è pensabile, lo dico pubblicamente in questo, che ad una richiesta del sindaco, dell'assessore, un incontro per, come dire, per chiedere maggior personale, la risposta sia: bene, voi chiedete due persone in più, ci date 50.000 euro e noi vediamo due persone in più. E questo non è possibile, intanto perché io credo che questa società Cosvari abbia la potenzialità di aggiungere, senza far pesare su un comune, questo in caso Loreto, ma rispetto ad altri comuni, il personale aggiuntivo. Perché se questa è la situazione, e senza pensare poi al centro, perché al centro c'è un problema di differenziata, cioè bisogna cercare di coordinare le giuste esigenze dei cittadini, ma anche dei commercianti e degli operatori del centro storico. Allora è chiaro che su questo questa società Cosmari deve, come dire, rafforzare questo servizio, perché Loreto è una città che ha una caratteristica, una peculiarità, che è quella di essere una città, al di là di quest'anno 20 che abbiamo vissuto tutti drammaticamente, una città dove ci sono milioni e milioni di pellegrini e turisti che arrivano, e quindi bisogna cercare di renderla al massimo, come dire, accogliente. E allora, da questo punto di vista, stiamo valutando, chiaramente stiamo valutando, approfondiremo, la possibilità di aprire un contenzioso forte per questo specifico, per dare maggiore, come dire, accoglienza, un servizio maggiore alla città con la Cosa. Io al direttore, che oltretutto conosco e rispetto, è una persona stabilissima, che però, l'ho detto con grande chiarezza, noi non possiamo fare questi 5 anni in questo modo. Quindi o cambiamo il percorso e tutti cerchiamo di trovare un punto di equilibrio, o altrimenti la città di Loreto, naturalmente questo consiglio, sarà chiamata a valutare altre strade. Naturalmente la commissione, ci incontreremo, ragioneremo su tutto, ma è chiaro che questa situazione non può andare avanti per i prossimi anni. Quindi, per quello che mi riguarda, la società Cosmari dovrà, come dire, attenzionare con grande chiarezza, con grande coerenza questa nostra città, in maniera diversa. Grazie sindaco. Non ci sono ulteriori interventi, quindi possiamo procedere con la votazione del punto, sempre del punto numero 4, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? Allora, 2, 12. Segretario, dico ad alta voce i nomi? Io penso che sì, no? Per la verbalizzazione. Per quello. Quindi, solo per quello. Quindi, Pieroni, Giampaoli, Pighetti, Carli, Marchiani, Principi, Romanini, Tanfani, Moffa, Schiavoni, Anticaglia, Guazzaroni. Contrari? Astenuti? Astenuti? Quindi sono 5, sono Raffaeli, Papa, Albanesi, Castagnani e Castellani. Dobbiamo votare anche per la immediata? Come
Momentaneamente assente il sindaco, dobbiamo votare per la immediata esecutività. Non è come prima, siamo 11. Assente il sindaco. Tutti tranne il sindaco. Quindi sono Giampaoli, Pighetti, Carli, Marchiani, Principi, Romanini, Tanfani, Moffa, Anticaglia, Schiavoni, Quattroni. Contrari nessuno, astenuti 5. Quindi Raffaeli, Pab, Albanesi, Castellani e Castagnani. Possiamo passare al punto numero 5, ultimo punto dell'ordine del giorno. Modifica delle deliberazioni del Consiglio Comunale numero 72 del 2012, numero 73, 74 e 75 2012 e 14/9/2012, rispettivamente modificate con deliberazioni del Consiglio Comunale numero 85, 86, 87, 88 del 18 ottobre 2012 e successivamente nell'11 febbraio 2020 per concessione d'uso alle società sportive delle coperture degli impianti per la realizzazione degli impianti fotovoltaici. Presenta il punto il consigliere Anticaglia. Dovete attivare il microfono. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Proverò a sintetizzare questa proposta di delibera andando a focalizzare quelli che sono i punti principali. Consigliere, Anticaglia, un po' più vicino. Grazie. Ok. Nel 2012 il Comune ha concesso in uso alcune superfici delle coperture di strutture sportive di cui il Comune è proprietario per consentire l'installazione di impianti fotovoltaici alle società che detengono la gestione delle strutture stesse. Le società in questione sono quattro: la società Pallavolo Loreto per quanto riguarda il palazzetto dello sport, l'associazione sportiva dilettantistica Circolo Bocciofila Loreto per il bocciodromo comunale, la società sportiva Loreto Calcio per lo stadio Salvo d'Acquisto e l'associazione dilettantistica sportiva Loreto Stazione per gli impianti sportivi in via Rampolla. Per queste società il canone concessorio annuo era stato fissato in 3 euro al metro quadro. Ora, a causa dell'emergenza Covid-19, anche le società sportive hanno avuto ripercussioni economiche dovute allo stop di tutte le attività, che di conseguenza ha portato a mancati introiti. Ecco spiegata l'esigenza e la richiesta di modificare le convenzioni in vigore, nello specifico di andare a diminuire il canone da 3 a 2 euro al metro quadro. Per quanto riguarda la società Pallavolo Loreto, c'è anche la richiesta di ricalcolo dell'affitto da calcolare solo sulla superficie effettiva occupata dai pannelli fotovoltaici e non dalla superficie totale del tetto. Noi, come amministrazione, riteniamo opportuno accogliere le richieste avanzate dalle società e modificare dunque il canone con decorrenza dal 1 gennaio 2021 fino al termine della convenzione. Fatta salva la facoltà dell'amministrazione comunale di riaumentare unilateralmente nel prosieguo del rapporto il canone a 3 euro, qualora l'emergenza epidemiologica sia cessata e si torni a una situazione di normalità. Il tutto a due condizioni: di subordinare la stipula dei nuovi accordi al saldo da parte delle società contraenti delle proprie posizioni debitorie pregresse o in alternativa alla costituzione di idonea polizza fideiussoria a garanzia del credito del Comune. La seconda condizione è che le nuove condizioni siano sottoscritte entro il 30 giugno del 2021. Grazie. Grazie consigliere Anticaglia. Interventi sul punto? Ecco, non me lo volevo. Prego consigliere Baba. Buonasera a tutti. Sente? Per brevità leggo due righe. Trasparenza, legalità e semplificazione amministrativa. L'informatizzazione e la possibilità devono venire ancora di più
disposta per l'informazione alla conferenza degli atti amministrativi. Le riforme più recenti in materia di accesso alle informazioni coniugano perfettamente il diritto alla conoscenza del cittadino e il dovere della pubblica amministrazione a favorirne l'accesso. La promozione di alti livelli di trasparenza è l'obiettivo che intendiamo portare avanti con il massimo impegno, percorrendo la strada della semplificazione, assumendoci l'onere di rendere sempre più comprensibili gli atti predisposti. La conoscenza generalizzata è il migliore strumento della democrazia partecipativa. Pertanto è indispensabile la collaborazione di tutti i cittadini, convinti come siamo che il coinvolgimento dei vari portatori di interesse costituisca l'essenza stessa di un'amministrazione più trasparente e quindi più equa ed efficiente. Ora, questo punto che ho appena letto è uno dei punti con cui Loreto nel cuore ha cavalcato con convinzione tutta la campagna elettorale. Per tale motivo, considerata la serietà e l'importanza di questo impegno, noi di Prima Loreto, rappresentanti di tutti quei cittadini che liberamente ci hanno votato, non possiamo confermare il vostro operato, in quanto non vi è nulla di trasparente e di facilmente acquisibile nel recupero della documentazione necessaria per richiederla e risollecitandola anche via PEC. Spesso i documenti ci vengono inoltrati mancanti appunto degli allegati che sono spesso parte integrante degli atti. Per noi questa non è coerenza né tantomeno trasparenza, né ci sentiamo di dire democrazia, anzi ci viene il sospetto che si voglia rendere difficile la totale comprensione degli argomenti trattati. Ci sentiamo molto dispiaciuti e molto rammaricati e traditi nella collaborazione richiesta. Grazie consigliere Papa. Mi ha chiesto di intervenire, non è un errore, consigliere Castagnani o Castellani, visto che ha utilizzato. Ok, condiviso. Prego, capogruppo Castellani. Grazie, Presidente. Questa materia era già stata portata in Consiglio Comunale con la vecchia consiliatura per quanto riguardava la misurazione esatta delle superfici adibite a impianti fotovoltaici, perché in sostanza le misurazioni erano state date approssimative inizialmente per non perdere il diritto al finanziamento della FIGC e il credito sportivo, per cui era stata considerata l'intera superficie esistente coperta appunto da impianti fotovoltaici. Poi invece i fotovoltaici ebbero delle dimensioni più ridotte e la scorsa quasi fine ultimo anno di consigliatura sono stati presi in considerazione soppressione delle società sportive e riviste nelle esatte quantificazioni. Credo che anche in quel caso ci fosse la necessità di verificare che le contabilizzazioni fossero giuste, cioè che le società fossero a posto con i loro conti, che i loro bilanci fossero tutti presentati correttamente e quindi subordinando la stipula alle nuove condizioni al saldo da parte delle società sportive contraenti delle pregresse posizioni o debitorie o in alternativa non so se costituirono delle polizze fideiussorie, però ricordo che in consiglio fu detto chiaramente che le posizioni debitorie dovevano essere state saldate, perché sennò non potevi assolutamente entrare con un'agevolazione rispetto a chi non era stato adempiente. Quindi adesso torna in consiglio comunale per ridurre la quota che il comune chiede alle società sportive. Se non ho capito male,
si tratta di ridurre di un euro a metro quadro quanto deve essere corrisposto, in un tempo limitato, perché non è, è una convenzione a tempo non indefinito, non per tutta la durata della convenzione, per cui è un accordo che vede la temporaneità di questa situazione che stiamo vivendo, anche contingente per la pandemia. Io in sede di commissione è stato sottolineato il fatto che la proprietà dell'impianto fotovoltaico debba comunque trovare una definizione in caso di uscita della società, o una società uscente, una società che non vuole, che non esiste più, che l'impianto rimanga al comune e ci sia la, il ritorno al comune dell'impianto, proprio perché il comune ha consentito un proprio spazio, una installazione che è servita alle società sportive, e nel, nel caso in cui non ci dovessero più essere, ritengo che sia corretto che torni nelle disponibilità del comune. Non so esattamente una cosa, e questa la domando forse al segretario, al direttore, che spieghi perché si è passati da diritto di superficie a concessione d'uso. Qual è stata la scelta strategica che ha significato questo? Perché effettivamente l'utilizzo delle coperture sono su proprietà comunali, quindi di quello non, non, non ci piove. Però nelle convenzioni iniziali, e sull'atto che avete fornito, su tutte c'è scritto così, inizialmente era stato consentito, attribuendo alle società un diritto di superficie. Poi successivamente era stata modificata definendola concessione d'uso. Io non sono, non ho studiato giurisprudenza, non so dire che qual è la differenza sostanziale. Ritengo però che possa significare che il comune si sia maggiormente tutelato, penso che possa significare quello, o almeno me lo auguro, perché le società non debbano poi vantare nei confronti di quella, di quell'area che sono andati ad occupare con un impianto, un diritto stabile, come quando uno su, che ne so, sull'area del cimitero costruisce una cappellina, l'area non è la sua ma ci costruisce ed è proprietario, quindi in quel caso l'impianto tutto sommato rimane, invece in questo caso l'impianto fotovoltaico deve rimanere nella disponibilità di chi ha la proprietà di tutto il fabbricato, presumo che sia questo. Comunque si era chiesto in sede di commissione di capire la quantificazione a grosse spanne di che cosa parlassimo, cioè tolto questo euro a metro quadro, il comune tutto sommato che cosa diminuirebbe di incasso? Perché se parliamo di cifre che magari alle società sportive possono determinare un maggior alleggerimento delle spese, il comune non ha una perdita così rilevante, non vedo, non vedo magari la, la difficoltà di concederlo. Ritengo invece che sia molto più importante e serio che le società siano corrette, cioè che abbiano per esempio sempre nei confronti dei ragazzini che esercitano l'attività sportiva e che si avvicinano appunto nelle società sportive per svolgere questa importantissima funzione, che è quella di avviarsi allo sport, delle tariffe congrue, che non ci sia dei margini troppo ampi e non siano tariffe pesanti per le famiglie, per esempio. Il comune dovrebbe essere attento a questo, oppure che l'utilizzo delle strutture che sono del comune, perché i campetti o le strutture sono comunque di proprietà comunale, quando vengono utilizzate da squadre, da amatori, eccetera, non abbiano dei costi troppo alti, perché tolte le loro spese non devono poi averci dei margini rilevanti a danno dei nostri concittadini, perché le strutture sono comunque di tutti, quindi non è giusto che chi ce l'ha in uso debba poi avere questi, magari queste entrate troppo grandi, troppo grosse. Queste sono secondo me importanti, e che ci sia la possibilità anche che il comune verifichi anche la tenuta degli impianti, che le manutenzioni vengano fatte,
perché poi se ci troviamo alla fine con impianti che hanno necessità di grossissimi interventi di manutenzione da parte del pubblico, da parte del comune, perché le società che ne hanno avuto in uso non sono state corrette, poi è sempre molto più complicato tornare a capire perché e per come. Veramente seguirle, starci sopra, verificare, vedere i bilanci, e credo che sia un obbligo da parte dell'amministrazione. Grazie. Grazie consigliere Castellani. Interventi? L'assessore Tanfani, prego. Grazie Presidente. L'altra sera ho partecipato alla seconda commissione come assessore, non come componente. Abbiamo richiesto, come promesso, a tutte le società, scusate, ma mi è passata la sedia. Scusate. Allora, abbiamo chiesto a tutte le società le fatture, stanno rispondendo, non le abbiamo qui ancora stasera. È chiaro che allora la manutenzione, capogruppo Castellani, è a loro compito, è anche un loro interesse, in quanto più il pannello viene manutentato e pulito, più produce e più rende, chiaramente c'è lo scambio sul posto. Tutte le società hanno emesso polizze fideiussorie a garanzia e leggendomi un contratto, mi sono letto tra tutti, hanno pure l'obbligo dello smantellare un domani quando l'impianto viene obsoleto, non è a carico del comune. È chiaro che se una società... Allora, qui il problema è che siccome è un finanziamento che è stato dato direttamente alle società e non era previsto alle municipalità, è chiaro che il credito sportivo per finanziare quegli importi, che poi sono diversi in base a dove sono stati messi, hanno chiesto delle fideiussioni personali dei presidenti o chi per loro. Perciò sotto quell'aspetto, anche una società dovesse scomparire, ci sono le polizze fideiussorie a garanzia del pagamento dell'impianto. Perciò sotto quell'aspetto il comune è sollevato da qualsiasi onere, anche dovesse sparire una società. È chiaro che è importante, perché siccome questi pannelli hanno un ciclo di vita, che sia previsto in questo contratto anche lo smantellamento del pannello obsoleto. Per quanto riguarda i debiti delle società, ad oggi tutte le società stanno in regola, è giustamente, come diceva il consigliere Anticaia, tutte le società sono in regola. È chiaro che aspettiamo di vedere l'anno prossimo i bilanci del 2019, non ci sono contenziosi con nessuna delle tante. Perciò non vedo la mancanza di trasparenza e di legalità che faceva riferimento prima la collega Papa. Mi dispiace di quelle affermazioni, anche perché noi stiamo improntando tutto sulla trasparenza e la legalità. E se conoscete me, lo sapete benissimo come ho sempre lavorato e continuo a lavorare, sia da consigliere di minoranza che da assessore di maggioranza. Grazie. Grazie assessore Tanfani. Chiesto di intervenire il capogruppo Albanesi. Prego. Allora, assessore, io appena ho visto il punto 5, poi ho immediatamente fatto i dovuti accessi agli atti per verificare numerosi particolari. Quello che faceva riferimento al consigliere Papa era proprio su questo, riguardava trasparenza, trasparenza, trasparenza. A oggi non ho ricevuto un bel niente, però l'ho ascoltato proprio attentamente
se nessuna società ha pendenze nei confronti dell'amministrazione, vorrei verificarlo di persona, perché quando delle società hanno in gestione dei campi, sono tenute a presentare un bilancio, quindi non c'era da andare in cerca più di tanto, doveva essere già a disposizione degli uffici preposti, e questo non avviene, e lo sappiamo benissimo. Poi ho fatto un giro dei presidenti, chiedendo ai presidenti delle società, ma allora com'è sta storia qui? La storia viene fuori, che uno è in gestione alla Pallavolo Loreto, non alla Nuova Volley, che c'ha un indice di affidabilità pari a zero se si fa una misura, e la mail, il documento che le ho fatto leggere poco fa, sembrerebbe che già i contratti sono partiti. Ho un protocollo qui datato 22/12/2020 che è contratto di concessione della gestione degli impianti sportivi siti in via Bufolareccia. È partiti già oggi, ce l'ho qui. Cioè, di cosa parliamo in questo consiglio comunale? Di cose già fatte a tavolino, e a noi ci date il contentino, vi ho messo a conoscenza di cosa. Io, se vedo queste cose, mi viene da pensare subito alla cosa più semplice, da dare la gestione di questa sala all'assessore Carli, che ci può fare un teatrino, perché è più un teatrino questo che quello di là, che non è magari regolare. Signori, ste cose hanno stufato. Cioè, in commissione abbiamo chiesto, riguarda un altro, sembrerebbe che non ha mai pagato le rate quelle quando era stato considerato tutto il tetto, non l'ha mai pagato, io quelle non l'ho mai pagate, mi è stato detto. Poi per questo volevo verificare sulla carta, perché io che devo andare in giro a domandare ai presidenti, perché gli uffici tecnici mi rispondono con delle pecche, l'ho fatta leggere al segretario oggi, scandalose. L'ultimo giorno mi dice, vieni qua, è a disposizione. No, io ti ho chiesto copia del documento, perché lo devo far leggere a un legale o un ingegnere, perché visto che l'ingegnere a me mi risponde non sono competente, devo chiedere al progettista. Io pure sono due braccia rubate all'agricoltura, non posso essere competente di tutto, lo devo far leggere all'ingegnere, a un avvocato o altro specialista. Quindi la documentazione a me non mi può arrivare, per forza, boicottato ogni momento, non mi rispondono nemmeno alle PEC, mi rispondono dopo passati un mare di giorni. Io arrivo a fare cosa? Non posso fare, mi precludete anche la possibilità di fare un esposto, perché? Perché la documentazione che ricevo è incompleta, e se faccio un esposto faccio una figura del cazzo. E voglio che lo mettete a verbale. Capogruppo, no. Ok, mi punisca. No. Allora, tutti hanno il diritto di parlare, sì, in quest'aula. Okay, però moderi i termini e soprattutto, sì, certi epiteti qui dentro, sì, non vengono accettati, okay, come teatrino. Riferito all'assessore Carli, okay, riferito a chiunque, consigliere o assessore. Certe parole, per favore, prego, possono essere usate in altri contesti, ma non in questo. Grazie. Prego. Allora, queste cose qui cominciano a dare fastidio. Perché la come? Allora, abbiamo mandato l'ordine del giorno sette giorni fa, da lì sono partite, entro due giorni sono partite le commissioni. Arriva la documentazione alle commissioni, le documentazioni sono incomplete. Di cosa parliamo? Allora, diteci chiaramente, mi votate a favore di questo e quel e contentino o favore o cosa sia? E noi magari diciamo sì, va bene. Però io devo sapere, devo aver letto la documentazione e devo aver messo a disposizione dei nostri esperti la documentazione in modo da avere un'analisi precisa. Io chiedo questo, perché a oggi come sta realmente la situazione non lo so né io né lei, la situazione reale. Allora noi per venire qui a mettere la faccia e gratis, non posso sentirmi dire e no, solo negli orari degli uffici, altrimenti il responsabile poi
L'orario, se ce la fa i straordinari, li fa, tanto abbiamo visto che li paghiamo anche bene i straordinari, quindi non vedo un problema se fa uno straordinario in più, no? Allora, noi oggi non abbiamo la documentazione per discutere praticamente nulla, quindi noi qui facciamo la presenza. Il sottoscritto da venire qui a fare la presenza non gli va. Siccome è un mio, un nostro diritto avere la documentazione per tempo e non due giorni prima, perché sono, a volte sono anche dei faldoni importanti, io fa, bisogna che ci mettete a disposizione la documentazione per tempo. Questo punto qui praticamente non è un no da parte nostra per questo o quella società, come leggo qui sul verbale della commissione dell'altra sera. No, non ce l'ho né con uno né con altro. Solo che siccome dentro all'interno di una società sportiva ci sono stato anche io, e ho avuto la fortuna di fare 2 anni la Serie A nazionale di calcio a 5 femminile, lo so come funzionano le società. Allora, qui non c'è il minimo della chiarezza su nulla, pertanto noi, questo qui è no a vita. Cioè, cosa ci chiedete? L'avete visto? Io l'ho fatta vedere una mail che mi è arrivata poco fa. Addirittura un documento che, ripeto, parlava di un contratto di concessione della gestione delle strutture per uno sport, sul testo si parla di un'altra struttura, che è le bocce. Cioè io voglio vedere se quello gioca a bocce, gioca a bocce del campo da pallavolo o a pallavolo col campo da bocce, spiegatemelo voi. Sì, sì, sarà, però questo è un documento che è partito oggi, prima di questa votazione. Quindi qui quando si parla dei rinnovi, qua c'è un'altra cosa dietro. Io guarda, chiudo qui, spero che... Un'altra cosa dietro, cioè? No. Sta dicendo, c'è un'altra cosa dietro. Non ho capito, scusa. No, spero che non ci sia qualcos'altro dietro, perché non ho potuto verificare. Quindi, no, attento con le supposizioni. Sì, sì, sto attento, ma tanto con già le supposizioni. Oppure mi arrivate pure altre minacce da guardare, perché io, signori, io no, voglio... No, io non ho fatto nessuna minaccia. Io voglio i documenti. Ho detto attento alle parole e agli epiteti, okay, come si dice qui dentro, okay, riferiti a consiglieri, okay, agli assessori, a chiunque. Va bene. Grazie, okay, consigliere. L'esco ovviamente la utilizzo come voto. Dichiarazione di voto. È no assoluto. Grazie. Consigliere Albanese, ha chiesto la parola l'assessore Carli. Prego, assessore. Tutti ringrazio il Presidente del Consiglio Giampaoli. Volevo soltanto puntualizzare che il teatro è cultura ed è una cosa seria. È una cosa seria e qua dentro si svolgono cose serie, il teatro è una di quelle. La cultura è una di quelle. Grazie, assessore Carli. L'intervento all'assessore Tanfani. Prego. Grazie Presidente. Allora, intanto respingo, ringrazio l'assessore Carli nell'intervento e respingo al mittente, il teatrino lo fa lei, non lo facciamo di certo noi, sicuramente. Noi stiamo lavorando per la collettività loretana. Primo, il finanziamento non l'ha dato il comune di Loreto, quando lei dice che la pallavolo Loreto ha credibilità pari a zero, non l'ho chiesto io il finanziamento, non l'ha chiesto la municipalità, è un finanziamento dato da un organo sportivo, non c'entriamo nulla, tanto per essere chiari, non è stata né questa amministrazione né la passata a dare finanziamenti, ma è stato un organo sportivo nazionale che ha finanziato le società sportive in questo modo, punto, tanto per essere chiari. Non ha deciso il comune chi a chi doveva mettere o non mettere questa attrezzatura. Mi sembra che lei poi abbia detto chiaramente che con la richiesta, gli atti della documentazione, gli uffici gli abbiano risposto che le pratiche erano a sua completa disposizione. L'ha detto lei. Lei, attenzione, lei deve fare attenzione con me, perché io sono stato 20 anni consigliere comunale, 20 anni di opposizione. Il sindaco Pieroni se lo ricorderà, io mi scrivevo che cosa dicevano sia il sindaco, sia gli assessori e i vari consiglieri. Perciò lei ha detto chiaramente, se vuole si va a riguardare la registrazione, chiami a casa
chi la sta guardando glielo conferma, che è stato chiamato dall'ufficio dicendo che le pratiche erano nella cartella. L'ha detto lei adesso. Lei deve stare attento con me, Albanese. Io non l'ho interrotta, abbia pazienza, non mi interrompa, anche perché se lei parla non è registrato. Perciò mi faccia finire e poi lei interviene. Allora, gli è stato detto da parte degli uffici che la documentazione era a sua disposizione. L'ha detto lei 2 minuti fa. Io non dico, anche perché mi segno ciò che dite. Me lo segno anch'io quello che dico. Perciò l'ufficio gliel'ha messa a disposizione. Se lei la vuole un mese prima, io non so tra un mese cosa farà l'assessore Pighetti, l'assessore Principi. Come faccio a dare la documentazione un mese prima che lei vada dai suoi legali, dai suoi ingegneri, dai suoi periti? Non possiamo fare così, perché il paese si blocca. Se il prossimo consiglio comunale noi presentiamo progetti o quant'altro, dobbiamo aspettare un mese perché lei se va a informare? Mi dispiace. Per regolamento, per legge, quanto deve stare il segretario? Io penso che per legge noi siamo a posto. La documentazione del consiglio comunale è pronta nei termini di legge. Punto. È la legge. Non possiamo bloccare un comune perché il capogruppo Albanese deve andare dai suoi periti. Mi dispiace, Albanese. I suoi periti li fa venire in comune, gli apre la pratica davanti, perché a lei viene concessa la pratica del consiglio comunale come gli vengono concessi tutti gli atti, in quanto lei è un consigliere comunale, è un pubblico ufficiale, come tutti qui dentro, e se li porta in comune, come facevo io 20 anni fa. Prendevo gli avvocati o gli ingegneri, perché nessuno, come dice lei, io faccio un lavoro, lei ne fa un altro, è chiaro che io vado a fare i sopralluoghi a Loreto per i lavori pubblici, mi porto i dipendenti del comune per dare risposte immediate al cittadino. È chiaro questo, perché io non sono in grado, non sono né un geometra né un ingegnere. Questo è chiaro. Perciò, visto che il segretario ha annuito, conferma, io sono tranquillo nella trasparenza e legalità, se non altro perché l'ho chiesto sempre. Perciò respingo al mittente e la diffido da fare determinate accuse. Non vuole votare il punto? Può uscire tranquillamente all'aula. Vota contro. È un problema suo, non è un problema nostro. Grazie Presidente. Prego, Assessore Sanfani. Chiesto l'intervento Moreno Pieroni. Già fatto il terzo intervento e anche la dichiarazione di voto. Prego. Allora, sì, effettivamente mi scuso con l'assessore Carli perché il teatro è arte, comunque è vero, giusto. Allora, per quanto riguarda la messa a disposizione della documentazione, mi è arrivata la PEC quando oggi ero qui già in comune. Quindi era un po' tardi per consultarla, assessore. Quindi, allora, quello che a me dispiace e dà fastidio è impiegare tanto tempo per venire qui a discutere sul nulla, perché se non ho nulla da verificare, posso dire solo ok, fate come volete, io che la faccia fare l'opposizione? Non c'ho i documenti. Su che base giudico o faccio qualcosa? Questa è la situazione. Ci sono stato anche oggi dal segretario a spiegare quali sono i problemi. I problemi e le tempistiche. Cioè non si può portare a, anche se il regolamento è stato scritto in modo che sarebbe da rivedere, cioè la documentazione data 30 secondi prima non c'ha significato. Cioè io quello che ho chiesto l'altro giorno in commissione era di avere alcuni dati, qui alcuni dati non sono arrivati, cioè io non ho visto documentazione, cioè io a me non piace sentirmi dire abbiamo sì va bene, ho visto, io voglio un documento, io ho scritto una mail, una PEC chiedendo copia di una documentazione, se vogliamo essere precisi. Quando io scrivo copia di una documentazione mi si risponde ok,
mi mandi la copia, oppure non posso mandarti la copia, vieni. Ma se me lo dici già a quei tempi molto troppo tardi, io non ho tempo di documentarmi. Allora è inutile che vengo a fare l'opposizione, non posso farla, non mi mettono in condizione di fare opposizione. Anche con il sindaco l'altro giorno ho parlato di questo problema e ho detto, ma scusatemi, ma se io a oggi non mi rispondono nemmeno alle PEC spesso e volentieri, che devo fare? Come faccio a fare il mio lavoro, l'opposizione? Lei lo sa benissimo come si faceva l'opposizione, si leggeva i documenti in base a quello che era e si valutava. E se io non riesco nemmeno a leggere i documenti, come faccio? Cioè, oggi è questa la situazione reale, perché per tutte le cose noi abbiamo dovuto richiedere aggiornamenti e aggiornamenti ancora, perché mancava della documentazione, mancava gli allegati, mancava tutto. Cioè, ragazzi, è un problema, cioè se io devo venire a fare l'opposizione quella, non va bene così, perlomeno. Quindi se siete per la trasparenza dovete fare in modo che la documentazione arrivi consultabile in un tempo tecnico adeguato, che non può essere un giorno, perché se io le parlo di ascensore, per dire, sono tre faldoni da 10 kg l'uno, dove metto le mani? Allora, un'altra roba, non è digitalizzate, ok, a maggior ragione, come faccio io? Faccio un altro accesso agli atti, mi trovo 25 kg di documenti, su che va? Non posso fare opposizione, dico ragazzi, non posso parlare perché quello che dico è sbagliato, perché ce n'è 25 kg, me ne manca uno e tutto il discorso è perso. La situazione è questa reale, l'opposizione non ha la possibilità di fare il proprio lavoro. Se vogliamo essere tutti chiari, tranquilli, trasparenti, dobbiamo fare un modo che è possibile consultare la documentazione bene e per tempo, e soprattutto anche magari ridare i tempi alle commissioni. Ci vediamo un'ora di corsa, parliamo di tutto e di più, esce fuori praticamente nulla due giorni prima del Consiglio Comunale, magari con la conferenza di capigruppo si otteneva di più. Vabbè, questo non è vero, però... Questo non è vero perché prima esce l'ordine del giorno. Ok, 7... Dopo l'uscita dell'ordine del giorno, sulla base dell'ordine del giorno, si fanno le convocazioni dei presidenti, delle commissioni. E sono i presidenti che gestiscono le commissioni sulla base dell'ordine del giorno, sì, che è già stato pubblicato. Quindi questo non è vero. Sì, ma la documentazione cosa arriva? 7 giorni fa è arrivato l'ordine del giorno, giusto? Il 15, credo. È arrivato il 15. Credo il 15. Quando è partita la documentazione? Quando è arrivate le prime documentazioni riguardanti i punti? Allora, dietro quella richiesta lì, noi abbiamo fatto subito delle mail che mancavano gli allegati. E quindi siamo arrivati a... Se io leggo una delibera o un qualcosa e ho di riferimento un allegato mancante, io cosa c'è scritto in quell'allegato? Quindi tutto il ragionamento che mi sono fatto può essere sbagliato perché l'allegato dice altre cose. Quindi ho perso ulteriori 2 giorni per quando mi arriva il materiale. Ma guarda che anche noi lavoriamo, quindi non è per noi facile trovare. Perché tutti lavorano, come tutti, credo. Mettere a disposizione la documentazione un attimo prima, altrimenti, oppure tutta intera. Allora in quel caso si può fare opposizione, in quel caso è trasparenza. Sul punto ha chiesto di intervenire il nostro segretario. Prego, segretario. Allora, grazie. No, dunque, consigliere Albanesi, anche stamani glielo ho detto, cioè, più bisogna intendersi, distinguere la documentazione che è all'oggetto del Consiglio Comunale e che ha dei tempi il deposito di la documentazione, però quella strettamente in oggetto del Consiglio Comunale ha dei tempi stabiliti dal nostro regolamento, Consiglio Sovrano può cambiare il regolamento, però il nostro regolamento dice 3 giorni liberi prima del Consiglio, che di fatto sono quasi cinque giorni, visto che il Consiglio si fa sempre la sera tardi. Comunque sono 3 giorni liberi. Evidentemente il Consiglio Comunale, quando ha approvato questo regolamento, ha ritenuto 3 giorni liberi, costano
un tempo sufficiente per i consiglieri per poter, diciamo, sì, studiare, no, approfondire gli atti che hanno ad oggetto il Consiglio Comunale, quindi la delibera con i suoi allegati stretti. In questo caso noi la documentazione la diamo, ora io probabilmente non siamo perfetti, nemmeno l'ufficio, però generalmente la diamo nei tempi, e se manca un allegato magari di una delibera me ne scuso, e comunque insomma noi si cerca di mettere a disposizione i documenti sempre nei tempi. Altro discorso è conoscere tutta la mole di atti amministrativi che possono stare a monte di alcune delibere per poterle conoscere ancora meglio. Quelle però non sono oggetto del Consiglio Comunale. Quei documenti lì il consigliere può fare accesso, e ci sono dei tempi tecnici per avere l'accesso. Quindi quello che lei ha avuto, la mail che lei ha avuto 30 minuti fa o 3 ore fa, non era una mail che ad oggetto il Consiglio Comunale. Lei evidentemente ha chiesto alcune informazioni, alcuni atti che forse le servivano per comprendere meglio la delibera, ma che non dovevano essere depositati 3 giorni fa. Non so se mi sono spiegato. Cioè, un conto è l'accesso agli atti e un conto è il deposito della documentazione che riguarda l'oggetto del Consiglio Comunale. Quello c'è, e c'è anche per le commissioni. Se poi le commissioni, dovendo essere fatte prima del Consiglio, i tempi sono stretti, anche lì, ora si può rivedere il regolamento, per carità, però la commissione, io suggerirei anche di evitare un'eccessiva burocratizzazione dei lavori delle commissioni, perché in realtà devono essere, secondo me, uno strumento agile, flessibile, per poter agevolare i lavori del Consiglio, a disposizione dei consiglieri, che non sono una replica del Consiglio Comunale che deve avere quell'attenzione nella verbalizzazione, nella documentazione, cioè funzione preparatoria. È una buona funzione di ausilio, che magari può anche sfuggire un documento che poi dopo viene reperito il giorno dopo. Cioè è anche un po', non lo so, anche un po', forse ci vuole anche un po' di buonsenso nel gestire queste cose. Cioè io questo mi permetto di dirlo, ma non per. Ecco, per quanto riguarda il Consiglio Comunale di oggi, che cos'è che non è stato depositato nei termini? Perché sennò uno non capisco. Perché gli atti di oggi ci stanno tutti, forse l'ufficio ragioneria non aveva inviato un allegato, ma mi sa che il pomeriggio stesso gliel'ha inviato, sì, gliel'ha richiesto, gliel'ha inviato il pomeriggio, cioè lei non è stato leso nel suo diritto alla conoscenza in questo Consiglio Comunale. Se poi lei mi dice, per avere una conoscenza approfondita della questione dell'ascensore inclinato, ma c'è un faldone di 25 kg, quello probabilmente nessuno di noi ha la conoscenza approfondita di quella vicenda, non lo so, ci vorrà tempo, dedizione, e non è che si può avere forse in 2 giorni una conoscenza di più. Penso, ecco, io tenevo a dire, come dice l'assessore Tamma, che il Consiglio Comunale in realtà è regolare, perché gli atti di questo Consiglio sono stati depositati di tempo. E questo mi sento di dirlo ad onore del vero. Grazie segretario. No, certo. Chiesto di intervenire il sindaco Moreno Pieroni. Grazie presidente. Soltanto per così inquadrare un po' il ragionamento che poi in cui metto, cercando di conciliare. Adesso mi ha in parte preceduto il segretario generale proprio per l'aspetto più tecnico delle valutazioni e riflessioni che sono state fatte, in alcuni casi anche legittime da parte dei consiglieri in generale. Però sono convinto che su questo punto all'ordine del giorno siamo usciti fuori dal percorso, perché il punto all'ordine del giorno chiedeva di capire, di votare una proposta che nasce, in parte l'ha detto il consigliere delegato
Anticaria, che nasce da una richiesta da parte delle società sportive che oggi hanno che sono in fase di convenzione. Qui apro una parentesi, il documento che credo il capogruppo Albanese ha evidenziato, che sta girando, perché il segretario in questi giorni, anzi, è stato sollecitato dal sottoscritto a chiudere le convenzioni entro il 31 dicembre e quindi molto probabilmente in questi giorni sta inviando alle società bozza di contratto di convenzione a firmare, quindi alle società è stato inviato proprio perché le società giustamente prima di venire a firmare, mi sembra che tra il 28 e il 29 e il 30, tra il 29 e il 30 si dovrebbero firmare le convenzioni di cui già le società stanno usufruendo, perché se pensiamo a pallavolo, la gestione del palazzetto dello sport, la Pucciotta, l'altra società che è la Loreto Stazione, e mentre invece se non sbaglio Loreto Calcio è in proroga, cioè una proroga fino a fare le procedure di una convenzione, di un banco. Quindi voglio dire, è chiaro che il segretario inviato dice guardate, verificate, poi se c'è refuso, per carità, lo rivedremo, non è proprio per questo discorso della trasparenza, perché altra cosa sarebbe stata, venite su, firmate quello che vi metto sotto e poi dopo, vabbè, firme, non firme. Quindi questo percorso lo credo molto democratico e rispettoso delle società sportive che devono entro l'anno firmare la convenzione, poi faranno le loro valutazioni, diranno guardate la convenzione e quindi è così. Quindi da questo punto di vista, consigliere Albanesi, la serenità nostra è totale, anzi siamo in ritardo, comunque come amministrazione, siamo in ritardo nel far firmare, nel stipulare le convenzioni. E quindi in questo contesto le società dicono che già stanno, senza avere la firma della convenzione, stanno usufruendo delle strutture per dare un servizio sportivo e sociale. Ci dicono, guardate, questo è stato un anno difficile, lo sappiamo tutti, in tutti i settori, anche per noi è difficile, perché come consiglio non rivedete la convenzione, cioè la convenzione che era stata fatta per l'utilizzo del fotovoltaico sul tetto, quindi in quel momento è stata fatta una cosa buona, rivista, forse doveva essere rivista anche prima, della rettifica dei metri quadrati che sostanzialmente le società fruiscono per quello che riguarda il fotovoltaico. Perché come avete letto sicuramente questa convenzione con le società per quello che riguarda la fruizione del fotovoltaico è stata fatta nel 20 di febbraio, pochi giorni prima rispetto a questo dramma che stiamo vivendo del Covid. Allora in questo anno perché non cerchiamo di trovare un punto di equilibrio, visto che noi abbiamo meno entrate, non abbiamo più gli spettatori, non abbiamo più il settore giovanile che chiaramente contribuiva per l'attenzione su questa cosa? Ci è sembrato normale, anche perché i 3 euro al metro quadrato erano partiti con me consigliere delegato allo sport nel 2011-2012, se non sbaglio, quando è partita questa cosa con il sindaco Paolo Nicoletti, e quindi chiaramente abbiamo detto bene, vediamo se il consiglio comunale tutto può venire d'incontro in questa fase, e bene ha fatto lo stesso consigliere delegato Anticali a rimarcare il fatto che in un articolo abbiamo previsto che in maniera unilaterale, questo è molto importante, l'amministrazione attuale o in futuro per la durata delle convenzioni possono e comunque riportare a 3 euro, per semplificare questo mio intervento. Quindi è chiaro che in questo momento ci è sembrato giusto, doveroso andare incontro alle società sportive, che chiaramente sappiamo sono anche in difficoltà, però tenendoci comunque la possibilità di 2021-2023 di poter riportare, lo valuteremo insieme. Quindi questo è stato un po' semplicemente con grande trasparenza, la volontà di questa giunta e quindi di proporre al Consiglio questo percorso. E poi è chiaro che dobbiamo sicuramente, segretario, cercare di andare sempre incontro ai consiglieri, perché anch'io Albanesi sono stato consigliere di opposizione, so quanto è importante avere, però
quando anch'io ero consigliere d'opposizione cercavo di fare portare avanti le battaglie, non soltanto proprio diciamo formale, tecnocratico, ma anche proprio battaglie politiche. Però chiaramente ognuno di noi abbiamo, come dire, una visione diversa ed è giusto che sia così, ed è giusto che sia così. Quindi ecco, però dobbiamo migliorarci, cercheremo di migliorarci, tenendo conto di una cosa, che noi abbiamo un personale che è molto attivo, si sta impegnando molto, ma è, come dire, sotto organico. Siamo, tant'è che è uscito adesso un corso a tempo determinato per la sede speciale, è uscito e dovrà essere espletato un concorso per figure amministrative, proprio sempre a tempo determinato, proprio perché ci rendiamo conto che dobbiamo potenziare. Quello che chiediamo ai consiglieri, io lo chiedo ai consiglieri per di maggioranza, ma ai consiglieri di opposizione, di tenere conto anche di questa questione, che il personale sta lavorando e sta impegnando, anche perché gli atti, al di là delle giuste e rispettabili segretari opposizioni dei vari consiglieri, che quando chiedono qualcosa dobbiamo legittimamente, perché il consigliere è per me il momento più alto perché rappresenta i cittadini, però è altrettanto vero che ci sono adempimenti oggi sempre più continui, più forti, che sono le giuste e legittime sollecitazioni per tutta una serie di problematiche, dal sociale fino all'ultimo dei problemi, perché il sociale noi lo riteniamo in questo momento quello più importante tra tutti i problemi che comunque i cittadini hanno e noi dobbiamo rispondere, però è altrettanto vero che sono impegnati continuamente a cercare di dare risposte, quindi dobbiamo legittimamente e rispettosamente dare le giuste risposte ai consiglieri e altrettanto dobbiamo tenere conto delle esigenze dei cittadini. Quindi conciliare con un organico sottodimensionato non è semplice. Quindi per questo magari mi scuso per primo io con tutti i consiglieri che cercando di migliorarci nei prossimi mesi, perché dobbiamo comunque garantire il massimo della democrazia a tutti coloro che ne fanno richiesta. Quindi ecco, però per ritornare alla questione, oggi il tema è, condividiamo questa richiesta che arriva da parte delle società sportive per avere in questo momento la possibilità di poter respirare, di non avere una pressione, anche perché non ci dimentichiamo che in questo caso, adesso uso un termine non proprio, chi ci rimette il comune, perché noi non so se è stato previsto anche in questa convenzione, in questa proposta di convenzione, gli investimenti del fotovoltaico devono essere riversati all'interno delle società sportive per migliorare la struttura sportiva. Quindi è chiaro, perlomeno questo era quando facemmo noi questa convenzione, non so se è stata poi riportata lì. Però comunque questi fondi che ricaviamo dovrebbero essere riutilizzati per lo sport e per quelle strutture. Quindi ecco, non è che c'è un danno di nessun genere. Secondo me in questo momento diamo un bel segnale a tutte le, ma non alla società, al presidente, ai presidenti, perché poco ci interessa il presidente come figura. Lo rispettiamo perché chiaramente quando uno fa il presidente della società è tutto volontariato, quindi è tutto, c'è una grande, il piacere, ma soprattutto onore forte. Ma ci rivolgiamo soprattutto a tutti coloro che fanno dello sport uno sport sociale, perché a questo livello è uno sport sociale, quindi cerchiamo di far sì che la società possa, come dire, dare risposte importanti anche ai propri associati, ai ragazzi, alle ragazze che frequentano queste società. Quindi ecco, per me la questione è molto collegata, anche perché, poi concludo questo mio intervento, anche perché se non sbaglio, nella piccola convenzione è previsto anche il fatto che chi non è in regola con i pagamenti non potrebbe, anche nel bando se non sbaglio, anche nel bando era previsto questo, cioè chi non era in regola con i pagamenti non poteva neanche partecipare al bando, quindi immagino. Quindi da questo punto di vista poi possiamo dire che i bilanci non sono perfetti quelli che ci mancano, però sostanzialmente se gli uffici hanno valutato che c'era regolarità rispetto al comune, penso che oggi dobbiamo andare oltre quella cosa, cioè dire siamo d'accordo o non siamo d'accordo a dare questa opportunità alle società sportive. Il sindaco, allora avete chiesto di intervenire sia il capogruppo Albanesi,
il consigliere Papa, ma anche l'assessore Principi, che non è mai intervenuta sul punto, quindi do la parola all'assessore Principi. Prego. Buonasera, grazie Presidente. Onestamente io adesso non rimarco sui 2-3 euro o sul punto portato in giù, in Consiglio Comunale. Rimarco su quanto detto dal consigliere Papa, che non accetto quando si parla di trasparenza, perché è un affronto rispetto alla Giunta, in quanto gli assessori operano e lavorano per la comunità loretana nella giusta trasparenza. Per me è stato un atto offensivo, perché non ci siamo mai preposti a nascondere niente. Poi, se lo snellimento delle procedure burocratiche debba essere fatto, penso che ci siano altri organi di competenza, ma non che la Giunta e tantomeno l'amministrazione venga tacciata come tale, perché onestamente noi operiamo nell'ambito della trasparenza. Questo per me è stato offensivo, onestamente. Poi, se c'è da fare una dimostranza, si fa anche un'interrogazione, qualsiasi altra cosa, per lo snellimento al segretario comunale o ai dirigenti responsabili di settori, che comunque hanno anche una loro autonomia operativa che va e esula al di là dell'attività dell'assessorato, perché loro possono fare alcune cose senza che venga coinvolto l'assessore o comunque magari che gli venga notificato. Quindi parlare di non trasparenza, questo proprio non lo accetto. Ho pensato molto prima di fare questo intervento, però alla fine ho ritenuto opportuno. Grazie. Grazie assessore Principi. Sì, prego consigliere Papa. Prego. Allora, giustamente ho chiesto la parola ancora prima di tutti quanti. Io quando ho letto trasparenza, legalità e semplificazione amministrativa non sono parole mie, ma riprese dal vostro programma. Successivamente, e qui immagino sia anche registrato perché ho letto, non vi ho dato dei disonesti, non vi ho dato, no, c'è scritto, lo rileggiamo, se volete lo rileggiamo tranquillamente senza problemi. E ovviamente se vi sentite offesi io mi scuso fin da ora, ma il mio intento era questo, lo ribadisco e se volete lo rileggo. Qua c'è scritto trasparenza, voi dite giustamente, perché è una cosa giusta quella che dite, trasparenza, legalità e semplificazione amministrativa. Io qua leggo e dico adesso a voce, perché so quello che ho scritto, che nell'acquisizione degli atti, nel modo proprio, forse questi tecnicismi, noi ci sentiamo un po' in difficoltà nel requisire la documentazione. Capisco che l'articolo 42 primo comma, come giustamente mi ha ricordato anche il segretario, funziona in un certo modo, è giusto ed è vero, corrisponde alla realtà, però spesso, sia con la richiesta degli accessi agli atti, che è cosa ben diversa, e lo so, dalla richiesta della documentazione per quanto riguarda il Consiglio Comunale, spesso, ora, non dico che è colpa vostra, ma sicuramente del discorso modus operandi degli impiegati comunali o di chi gestisce determinati uffici, spesso, purtroppo, mancano gli allegati dove fanno parte integrante di determinate situazioni. Inoltre, ribadisco e rinnovo le mie scuse se vi siete sentiti offesi, ma non era rivolto a voi personalmente, ovviamente, ma a questo modo di fare che è veramente fariginoso. È difficoltoso cercare anche di collaborare laddove voi stessi spesso ce lo chiedete. Noi vogliamo collaborare, vogliamo essere propositivi, perché l'unico obiettivo non è Lucia, non è una cosa individuale, ma è per Loreto. Quindi se c'è da costruire, di fare delle cose propositive, che ben venga. Però se una persona mi chiede un voto, io vorrei avere almeno chiara la situazione, e questo purtroppo spesso, a mio avviso, non avviene. Ecco dove c'è la poca trasparenza, ecco dove noi ci sentiamo tra virgolette un po' traditi
nella ricollaborazione richiesta. In questo senso io spero di essere stata chiara e se avete da dirmi qualcos'altro, per carità. Conosco l'articolo 41 primo comma, 42 primo comma, so la differenza tra accesso agli atti e accesso, perché lo so, però purtroppo anche per gli accesso agli atti mi si è chiesto, anzi risposto, che cosa io intendessi con tutti gli atti adesso collegati. Cioè, adesso vogliamo la collaborazione, va bene. Se posso. Non hai capito, va bene. Se posso, consigliere. Posso finire dopo? Prego. Presidente, grazie. Io nel percorso di una strada, facciamo un percorso insieme, si può inciampare, si può non comprendere. L'importante è però la buona fede di voler comunicare e andare avanti. Se invece questo non avviene, è chiaro che io sono obbligata a rimanere ferma, inerme, perché lo strumento me lo può dare solo la mia comune, per conoscenza. Punto, finisco e ritrovo. Grazie. Le scuse se vi siete sentiti offesi. Volevo dire soltanto che quando lei o chiunque di noi fa una richiesta non può indicare in maniera generalizzata tutti gli atti al primo collegato. Deve indicare che atti richiede. Io dico in termini generali che valga per tutti. Vanno indicati, giusto segretario? Non si può fare una richiesta generalizzata senza indicare gli atti precisi e specifici. Io ho risposto semplicemente alla sua osservazione, tutto qua. Tutto qua. Proprio perché la richiesta, consigliere, non può avere carattere esplorativo. Di conseguenza la richiesta va precisata che tipo di atti le servono, lei o chiunque. Tutto qua. Vedo che ha chiesto la parola ancora una volta Albanesi, ha fatto già la dichiarazione di voto però, consigliere, quindi mi sembra che fino adesso questa non gli sia mai stata negata. Prego, in sintesi, grazie. Allora, prima lei diceva una cosa molto carina, di fare le formali, di fare le proposte formali, le richieste formali, no? Io tante volte per parlare dal formale al tecnico magari mi servirebbero i documenti. Se non ho i documenti posso fare solo chiacchiere e quindi è inutile che vengo a parlare. Non era in quel senso il mio intervento. Ah, ok, perché se io sento assolutamente. Ok. Però se mi era la differenza tra la sostanza e la forma, okay, ma non intesa in senso attinente non a carattere documentale. Comunque io tengo a precisare che senza documenti non posso far nulla. Chiaro, mancherebbe. E poi io l'altro giorno, quando io dopo che è stato presentato il punto, ho chiesto, ma a fronte di che introito noi andiamo ad applicare quello sconto? Chiedevo un documento che mi dicesse quelli pagano 1000, guadagnano 5000. Allora magari se poteva dire 1000, 5000, prendono 500 euro di sconto, ci sta bene. Ma io oggi ancora, dopo ore, io non so a quanto ammonta quello... E questo l'ha già evidenziato. Ma questo è un po' fondamentale se vogliamo parlare di qualcosa. Altrimenti parliamo di chiacchiere e le chiacchiere lascia il fatto che trova. L'assessore, che spesso ci ho collaborato e spero di farlo anche in futuro, l'assessore all'ambiente, lei per documentarsi in quella maniera legge i documenti, giusto? Anch'io vorrei farlo, ma non tra 6 mesi quando è passato il problema. Io ho fatto alcuni esempi e riferimenti di quei documenti che ho ritardato parecchio, magari potrei anche dare pure qualche buon consiglio, perché io capisco che questa amministrazione si è anche presa dei problemi che non riguardano loro, è inutile andare contro gli assessori attuali di un problema che hanno preso, però se io non ho i documenti allora comincio a pensare che devo guardare tutto, ma su tante volte
un particolare, io non posso solo giudicare il particolare come in questo caso del piccolo sconto, io questo particolare devo capire se le società che lo prendono sono tutte a posto, e infatti ho fatto subito l'accesso agli atti e sembrava che dovrebbe essere mandare una scansione di un documento, una semplicità estrema. Io ho mandato tutti i documenti collegati. Perché? Perché devo fare uno studio fatto bene, altrimenti è inutile che parlo. Mentre per quando c'è scritto fanno parte integrante della delibera, tutti i documenti fanno parte integrante della delibera. Sono un contadino, senza annullatore di contadini, però fino a lì ci arrivo. E se io non mi trovo nemmeno la parte integrante dei documenti, comincia a essere un piccolo problema. Questo qui è solo questo. Grazie. Grazie, grazie consigliere Albanesi. La parola al capogruppo Marchiani e poi all'assessore Principi. Prego Marchiani. Questo rumore? No, non funziona. Non l'avevo toccato sicuramente. Rispetto. No, non l'ha. No, perché? Prego. Grazie partito, Presidente, sarò rapidissimo. Prego. È difficile fare un attimo il punto della situazione perché, come anche ha fatto giustamente presidente il sindaco, purtroppo non siamo usciti dal selciato dell'ordine del giorno, abbiamo decisamente deragliato. È un peccato perché comunque è arrivata forte la vostra richiesta, le vostre problematiche e, passatemi il termine, cioè, si avverte chiaramente la vostra frustrazione in tal senso. Frustrazione nel senso, esatto, in questo senso qui. Ovvio, è ovvio che tutto è migliorabile, chiaro, e lo prenderemo in carico noi, ma in quanto portavoci dei settori di nostra competenza per quanto riguarda le deleghe che hanno ricevuto gli assessori negli uffici tecnici preposti. Come dicevo, tutto quanto è migliorabile. L'augurio ovviamente accogliamo per quello che riguarda i singoli consiglieri che si sono sentiti offesi dalle parole dette e le scuse del consigliere Papa. Quello che chiedo e che chiediamo è di provare ad andare avanti senza appunto uscire dal seminato dell'ordine del giorno, perché comunque stiamo trattando, non dimentichiamoci, numeri o non numeri, stiamo trattando un tema delicato, perché comunque riguarda le società sportive, le associazioni sportive che tanto danno al terzo settore del comune per quanto riguarda i giovani, l'avviamento dello sport. E tutti sappiamo che fanno sempre tutte le associazioni da che mondo è mondo difficoltà a far quadrare i conti. Certo. Le bozze di convenzioni che ha spiegato il consigliere Anticaia proprio vanno nel senso di un aiuto da un certo punto di vista per quanto riguarda queste associazioni, senza dimenticare il fatto che non appena verranno terminate queste problematiche, ovviamente l'amministrazione comunale di concerto con le associazioni valuteranno se è il caso di ritornare alle tariffe originali. Dunque il mio intervento era semplicemente volto a cercare di ritornare sul punto. Grazie. Grazie capogruppo Marchiani, anche perché credo che l'interesse preminente di questo consiglio comunale sia quello di sottolineare l'importanza della funzione sociale delle associazioni sportive. Spero che su questo saremo tutti d'accordo. Direi che possiamo procedere con la dichiarazione di voto. Abbiamo fatto cinque interventi, consigliere, abbiamo fatto cinque interventi, quindi direi di procedere con la dichiarazione di voto, già richiesta peraltro anche da lei, consigliere Albanesi, per alzata di mano ovviamente chi è favorevole alla mozione. Un attimo, non ho capito.
Consigliere Papa, non ho capito, parli più ad alta voce? Stava dicendo qualcosa? Non dava più possibilità di parlare perché avevamo già fatto intervento, ho detto va bene, però rimanesse sul microfono, non so cosa fare. Possiamo procedere con la dichiarazione, con la votazione. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, dodici. Pieroni. E però se per la verbalizzazione. Pieroni, Giampaoli, Pighetti, Carli, Marchiani, Principi, Romanini, Tanfani, Moffa, Anticaglia, Schiavoni, Guazzaroni. Contrari? Contrari, Albanesi, Papa, Raffaeli. Astenuti, Castagnani, Gianluca. E la consigliere Castellani è assente, ovviamente. Immediata esecutività come prima. Sì, sì, contrario. Contrari tre, astenuti Gianluca Castagnani, assente Cristina Castellani. Perfetto, grazie a tutti e grazie ovviamente per coloro che ci hanno seguito. Un saluto finale. Grazie a tutti, buonasera e buone feste.